Mi senti? 1, 2, 3, 4, prova. Puoi sentire l'audio? 1, 2, 3, 4, prova. Sì, sì. 6.660. Okay. Sì, prova. Sì, prova. 1, 2, 3. Prova, sì. Prova, sì, prova.
Prova. Felice, tu mi senti? Prova. No, penso che non è accesa la cassa. Stai acceso il microfono? Ecco, sta arrivando l'amico nostro, vedi? La possiamo fare una prova, cortesemente? Così ci... Prova? Tu lo senti? Felice non mi sente. Mi senti, prova? Prova. Ma tu lo senti il microfono da vicino? Felice, tu mi senti? Di fondo voi non mi sentite? Ida, tu mi senti? Non ho il microfono. Ma quantomeno dice si mi senta bene. Perlomeno vediamo se ci sentono. Con un nostro microfono? In che senso? Grazie.
Prova, prova, sì, sì, prova, prova. Non mi sentite. Thank you.
Buonasera a tutti e grazie per la partecipazione a questa assemblea pubblica che il commissario straordinario Legnini ha voluto indire qui all'Acquameno per cercare di fare il punto della situazione e soprattutto ascoltare le indicazioni, i suggerimenti, le proposte che arrivano dai cittadini dopo appunto 5 anni dal sisma. Quindi io darei subito la parola al commissario per un'introduzione e per capire un po' meglio quelli che sono i temi al centro dell'Assemblea. Poi piccolo giro di tavolo con i sindaci e ovviamente il vicepresidente della Regione Campania e poi largo a voi con tutte le domande possibili e immaginabili in un'occasione penso importante per tutti per capire e per avviare finalmente questa ricostruzione. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Si sente? Ecco. Buonasera a tutti, grazie a voi di essere qui presenti, grazie anche a chi ci segue, abbiamo deciso questa modalità mista per mettere tutti nelle condizioni di partecipare a questo incontro tenendo conto del contesto che viviamo. La ragione fondamentale dell'incontro è presto detta, si tratta di assolvere ad un dovere dal mio punto di vista di informazione, tanto più all'inizio di un percorso, di un mandato come quello che mi è stato conferito dal governo, che ringrazio, di un'informazione diretta in modo tale da non attingere notizie a volte in modo immediato, di esercitare appunto questo dovere di ascolto da parte dei cittadini, che non si esaurisce naturalmente in questo incontro e anzi ritengo che debba essere coltivato questa relazione, oltre che con i comuni naturalmente, i sindaci e la regione naturalmente, anche con la struttura commissariale. Ho già avuto modo di dire anche pubblicamente che abbiamo richiesto all'esercito italiano la disponibilità di un ufficio qui a Ischia presso la struttura militare di Ischia Porto. C'è stato un impegno e spero nel volgere di poche settimane riusciremo a ripristinare l'ufficio commissariale a disposizione dei cittadini, ma già oggi è possibile dialogare con la struttura commissariale con le modalità che peraltro erano già in uso attraverso mail o telefonate a Napoli o anche fissando incontri qui in sede, e gli ottimi collaboratori, funzionari della struttura commissariale sono naturalmente disponibili. Questa esigenza, legata anche al fatto che da poche settimane ho avviato l'esercizio di questa funzione, è stata condivisa con il vicepresidente Bonavitacola, vicepresidente della Regione, che ringrazio molto insieme all'assessore Di Scepolo, che oggi non può essere qui presente, per la grande disponibilità e anche l'attività, l'impegno che sta mostrando in via autonoma, quale rappresentante di vertice della Regione, ma anche in collaborazione con la struttura commissariale, e naturalmente è stata condivisa con i sindaci con i quali ormai lavoriamo con costanza, con continuità per cercare di affrontare i temi che abbiamo di fronte. L'altra ragione è legata al fatto che io non da oggi sono assolutamente convinto che chi esercita una funzione pubblica, dico una cosa ovvia, debba coltivare l'attitudine alla trasparenza nel senso anche della informazione corretta sulle decisioni che via via vengono assunte. Su questo punto stiamo anche lavorando per munirci di un sistema di monitoraggio e di rappresentazione dei dati e dei processi decisionali sul come si decide e quando si decide rispetto alle istanze dei cittadini o dei comuni o delle imprese, e presto completeremo anche questo profilo riorganizzativo del funzionamento della struttura commissariale. Qual è
qual è la situazione dalla quale abbiamo avviato dopo appunto il cambio che c'è stato nella la guida della struttura commissariale. Voi lo conoscete molto meglio di me, lo conoscete da lungo tempo, avete condiviso sofferenze, coltivato domande, aspirazioni, e quindi non devo dirvi nulla, ma forse qualche dato, qualche numero ci aiuta a capire che non soltanto è opportuno, necessario cambiare le regole che governano questa ricostruzione, ma è un obbligo cambiare le regole di questa ricostruzione. È un obbligo perché se dopo 4 anni e mezzo o dopo 3 anni e mezzo dall'entrata a regime del funzionamento delle procedure relative alla ricostruzione privata, in particolare poi darò una parola anche su quella pubblica, a fronte di circa 1050 schede, edifici danneggiati, schede AEDES valide, 1050 perché erano 1600 circa, 1570 che sono state poi depurate, decurtate da quelle schede, riclassificate a livello A del danno, o perché i sindaci hanno assunto decisioni che appartiene alla loro sfera di competenza relativa alla revoca dell'inagibilità a seguito di una prassi che si è instaurata, sulla quale se ritenete possiamo anche parlare, ma non dipende dall'esercizio delle funzioni commissariali. A fronte di 1050 edifici danneggiati, noi abbiamo ad oggi 64 progetti presentati, probabilmente, anzi certamente gli edifici sono più di 64 perché diversi di questi progetti riguardano più edifici, ma comunque un numero molto contenuto rispetto al totale. Ripeto, progetti depositati, domande di contributo con le allegazioni previste dalla legge e dalle ordinanze, abbiamo decreti emanati di concessione di contributo pari a 25. Da questa mattina sono 27 perché ho firmato proprio questa mattina, sindaci, 2 decreti, gli ultimi 2 che sono arrivati, di concessione del contributo e autorizzazione a procedere alla ricostruzione, all'apertura dei cantieri. Questo significa che se si seguisse il ritmo di 3 anni, 3 anni e mezzo che abbiamo alle spalle, ci occorrerebbero 30 anni per presentare i progetti e 100 anni per emanare i decreti, diciamo, perché questo è il ritmo che abbiamo di fronte. Non è evidente che è obbligatorio cambiare. Questo è, non possiamo continuare, non possiamo continuare a dire a voi cittadini ma miglioreremo la situazione. Si può migliorare quello che si vuole, ma e sarebbe comunque utile migliorare, ma questi dati sono impietosi, sono chiari, sono netti, c'è qualcosa che non funziona, voi lo sapete da molto tempo, io da poche settimane ne ho preso cognizione e quindi avendone la responsabilità oggi sono qui a dirvi che è ferma volontà del commissario straordinario, d'intesa con la Regione, che condivide, ma poi lo dirà il vicepresidente Bonavitacola, e con i sindaci, e anche ascoltando in queste settimane, poche settimane di lavoro, le associazioni presenti e le altre istituzioni, anche la sovrintendenza, poi dirò, dicevo, si è maturato questo indirizzo. È possibile oggi determinare i cambiamenti senza ricominciare da capo? Cambiare le regole in corsa senza fermare ciò che comunque si sta facendo e che è necessario continuare a fare? Sì, oggi è possibile. Anzi, approfitto per dire che i progetti giacenti devono essere esaminati, non solo possono essere esaminati. Non è che se il commissario decide di emanare una nuova ordinanza per semplificare le regole e le procedure, per introdurre nuove procedure, voi, i comuni
o la struttura commissariale si devono fermare. No, le pratiche pendenti devono essere istruite. Se saranno presentati progetti nuovi in questi giorni, e io auspico che vengano presentati, devono andare avanti. Quindi nessun arresto di procedura, nessuna cesura, diciamo così, tra ciò che si sta facendo e ciò che dovrà avvenire. Le nuove regole si applicheranno nei modi e nelle forme che saranno decise con l'ordinanza di cui fra un attimo vi parlerò. Oggi inoltre è possibile, in virtù della nuova norma che con la condivisione piena della Regione, grazie al Parlamento, siamo riusciti ad ottenere quella che consente di estendere la gran parte delle norme di semplificazione vigenti nelle ricostruzioni post-sisma, in particolare nelle regioni del centro Italia, anche per l'isola di Ischia. E quindi il potere, diciamo, questo è noto, lo dissi già in occasione del primo incontro che tenemmo pubblico all'H-meno qualche settimana, a Casamicciola qualche settimana, questa settimana fa. Come cambiare? Dove intervenire? Naturalmente ciascuno di voi dovrebbe dire, ce lo dovete dire voi, infatti non è che possono essere i cittadini, ma i cittadini possono suggerire, e se suggerite io ne sono contento. Quali sono gli ostacoli che voi verificate quotidianamente? Se l'ostacolo è di qualunque natura, vi prego di rappresentarlo. Io, per quel che ho potuto verificare in queste settimane, i fattori di grave rallentamento, di lentezza nelle procedure sono sostanzialmente tre, e voi li conoscete, ma è utile metterle a fuoco. Uno, i condoni, i famosi condoni. In ordine di importanza è il fattore che più di altri rallenta la procedura. Su questo, sui condoni, noi abbiamo già avviato un lavoro molto rilevante, spero incisivo. Innanzitutto abbiamo chiesto ai comuni di rappresentare in modo pieno e compiuto i dati del primo condono, del secondo condono, del terzo condono, con riferimento a ciascuna delle schede AEDES. E dico con soddisfazione, e le ringrazio, che tutte e tre i comuni hanno ad oggi pienamente adempiuto a questa sollecitazione. Bisogna conoscere il dato, i dati. Vi hanno provveduto i sindaci di Foria e Lacameno qualche settimana fa, vi ha provveduto la settimana scorsa il sindaco di Casamicciola, e anzi i dati che ci sono pervenuti da Casamicciola sono più completi, diciamo, di quelli che pure minimale avevamo richiesto. Sono quindi dati, informazioni complete, e i sindaci di Lacameno e Forio si sono impegnati ad integrare in pochi giorni i dati stessi. Quindi disponiamo, l'elaborazione in corso da parte della struttura commissariale, disporremo nel giro di pochi giorni della esatta situazione scheda AEDES condoni, pendenze dei condoni. Sapremo quindi con più chiarezza qual è l'ostacolo che bisogna superare. Secondo tema, io ho già tenuto tre riunioni in queste 7-8 settimane di lavoro, tre riunioni con la sovrintendenza, l'ultima questa mattina, e posso dirvi, questa è la seconda comunicazione che posso oggi ragionevolmente fare, posso dirvi che raggiungeremo un accordo scritto con la sovrintendenza sui modi, le modalità, le procedure attraverso le quali superare le difficoltà che sono state riscontrate in questi anni e che sono una delle cause, diciamo, di rallentamento.
anche sui punti più controversi che poi i sindaci mi hanno puntualmente dal primo momento rappresentato. E se in ipotesi, ma questo lo definiremo nei prossimi giorni, vi fosse ancora qualche margine di dubbio sull'attuazione del terzo condono, non terzo condono, silenzio assenso, non silenzio assenso, noi con l'ordinanza di semplificazione provvederemo a chiarire tutto ciò che è possibile chiarire, in modo tale che i cittadini abbiano contezza di quali sono i tempi, di quali sono, oltre che la documentazione, le procedure, i limiti e qual è anche quello spazio di discrezionalità che naturalmente la competenza ha, discrezionalità tecnica, cioè quell'abuso è sanabile o non è sanabile rispetto, oppure c'è bisogno di fare un intervento migliorativo. Su questo, grazie anche all'opera di persuasione della Regione Campania, del vicepresidente Bonavitacola, io credo che produrremo un risultato importante. Quello cioè, che peraltro era già in parte avviato, quello cioè di anche laddove vi dovesse essere un orientamento non pienamente favorevole all'accoglimento dell'istanza di condono, di indicare le condizioni attraverso le famose prescrizioni, di indicare le condizioni in presenza delle quali è possibile comunque, sarà possibile comunque ottenere i condoni. Il concetto, per essere molto semplice, che io vorrei cercare di affermare è: voi comuni, ma questo credo che sfondo una porta aperta, voi della sovrintendenza, non guardate indietro nell'esaminare non avete gli occhi rivolti al passato, ma rivolti al futuro, a ciò che devono essere, dovranno essere, dovranno diventare quegli edifici danneggiati dal terremoto. Noi ci occupiamo di quelli, non degli altri. E anzi approfitto per ribadire che occorre conferire priorità nell'esame dei condoni agli edifici danneggiati dal terremoto. Questo deve essere chiaro. Dopodiché, quindi, posso dirvi che, mantenendo sempre la cautela, che nel giro di 10-15 giorni noi concluderemo questo accordo con, e quando dico noi, non dico non solo il commissario, ma dell'accordo saranno parte integrante la Regione per le sue competenze, i sindaci per le loro competenze. Condivideremo i testi in questi giorni e andremo quindi a una conclusione. Quindi, i condoni. Secondo blocco, la procedura amministrativa. In virtù di scelte che sono legislative, di ordinare, una serie di cose a me non interessa, io ho avuto modo di ringraziare il commissario Schilardi e lo ringrazio ancora per il lavoro fatto, perché non si può mettere la croce addosso a nessuno, perché le situazioni si sono determinate così come si sono determinate. In virtù di scelte che sono state fatte, oggi ci sono procedure amministrative che sono caratterizzate da incertezze, mancanza di tempi, di termini, e soprattutto sono procedure che non dialogano tra di loro, non si parlano. I condoni, la procedura urbanistica, la procedura di esame del progetto, il calcolo del contributo, noi queste procedure dobbiamo far sì che siano concentrate il più possibile nei limiti in cui la legge lo consente. So bene che bisogna prima determinare le condizioni per l'accoglimento del condono, perché se non è possibile accertare se quella domanda di condono è accoglibile o non accoglibile, a quale condizione è accoglibile, è difficile completare, avere un progetto definitivo, esecutivo, un computo metrico definitivo, esecutivo. So bene, ma troveremo il modo, sempre insieme, sempre con l'ascolto, il dialogo, il confronto, per fare in modo che queste procedure siano concentrate, anche ricorrendo
esercizio di qualche potere derogatorio appunto conferito di recente dal legislatore in aggiunta a quelli che già c'erano. Quindi posso dirvi ragionevolmente che acquisita questa disponibilità della sovrintendenza fino a questa mattina a stipulare un accordo sui condoni, adesso siamo nelle condizioni di stringere sull'ordinanza. Se l'avessimo fatto prima, 2 settimane fa, 3 settimane fa, senza mettere i piedi sul fermo, beh, insomma, avremmo rischiato di varare norme di semplificazione incerte, mentre invece io vorrei che fossero improntate a un carattere di certezza, di definizione chiara, comprensibile. E questo livello di definizione chiaro e comprensibile dovrà basarsi, uno, sull'indicazione di termini ben precisi, entro i quali ciascuno degli attori è tenuto ad esprimere la propria volontà, positiva o negativa. Questi termini però, attenzione, dovranno riguardare anche i cittadini. Io vorrei che questo fosse chiaro, a costo di essere impopolare, diciamo così. Cioè, entro un termine bisognerà dichiarare se si vuole ricostruire o non si vuole ricostruire la manifestazione di volontà, un termine breve che ci consentirà di avere un quadro definitivo. Entro dei termini che definiremo d'accordo con i comuni, con la regione, nel contesto che man mano si svilupperà, bisognerà presentare i progetti, perché se non si presenta il progetto hai voglia a fare norme di semplificazione, se non hai il progetto, non hai l'autorizzazione, non hai l'impresa, poi diciamo una parola su questo, da realizzare, non la fai la ricostruzione, non si fa, le regole sono, le norme, le leggi sono una condizione indispensabile, ma non sono sufficienti, ovviamente, e dico una banalità. Quindi termini, concentrazione ho già detto, e una più estesa applicazione dei principi di autocertificazione da parte dei professionisti e dei cittadini, cioè fare in modo che tutto ciò che può essere attestato, certificato, calcolato, istruito dal professionista incaricato di pubblico servizio possa essere fatto, con il potere di controllo che deve rimanere in capo ai comuni e per la quota di competenza della struttura commissariale. Il terzo elemento che è stato ritenuto, a torto o a ragione, adesso dirò una parola su questo, ma soprattutto ascolteremo il vicepresidente Bonavitagola, è il piano di ricostruzione. Guardate, io conosco, penso di conoscere, gran parte delle disposizioni in materia urbanistica che è stata emanata per le ricostruzioni, post-sisma, eccetera. Quella per Ischia è una norma che ha un carattere di incisività molto elevato, perché si attribuisce al piano di ricostruzione plurime valenze, tre obiettivi fondamentali. Il primo è quello di, appunto, di assolvere una funzione di piano, inteso in senso generale, un piano urbanistico per 3 comuni, per le porzioni, per i territori che la regione insieme ai comuni deciderà di interessare a questa pianificazione, di comprendere in questa pianificazione. Il secondo è quello di piani attuativi, è scritto nella norma, quindi avrà un carattere di esecutività, ciò che dirà quel piano dovrà essere immediatamente applicabile, attuabile. La terza funzione riguarderà la modifica al piano paesistico, cioè le previsioni di piano supereranno le previsioni, il che è il vicepresidente Bonavitagola, che è anche un ottimo avvocato amministrativista oltre che un esperto di urbanistica, sa bene, è una rarità che un piano sovrasti, diciamo, superi un piano paesaggistico, cioè caratterizzato da una funzione vincolistica. Quindi capite che avere il piano e fare il piano e farlo bene
è un obiettivo molto rilevante. Ma attenzione, la legge, il decreto 109, non dice se non si fa il piano non si ricostruisce. Non lo dice. Tanto cioè è vero che chi ha voluto presentare i progetti in questi 2-3 anni ha presentato, pochi ma hanno presentato i progetti. Ma allora si potrebbe dire, ma se io posso presentare il progetto, chiunque può presentare il progetto, a che serve questo piano? Noi la capacità, io sono convinto che questo sarà, ne abbiamo parlato, abbiamo svolto 3 fruttuose riunioni con la Regione, l'ultima questa mattina. Io penso che le due cose possano essere contemperate, cioè contemperare che cosa? Il diritto del cittadino a presentare il progetto, a ricostruire, il diritto e il dovere, l'impegno, l'obbligo per la Regione, per i comuni di pianificare. Facendo che cosa? Mettendo in parallelo queste due cose. Cioè voi volete presentare i progetti, presentateli i progetti, non ci sono impedimenti, tranne in situazioni eccezionali legate alla microzonazione sismica. Sarà nostro compito, e lo condivideremo anche questo con le istituzioni regionali e locali, sarà nostro compito verificare quando un progetto deve essere rinviato al piano. In presenza di quali condizioni, altrimenti si procede. Nel frattempo, lo dirà la Regione, il piano dovrebbe essere definito, scatteranno le norme di salvaguardia, quello che i piani producono. Ecco, su questi 3 punti, condoni, procedura amministrativa, piano, noi abbiamo lavorato già in queste settimane creando le condizioni. Io questo ragionamento che vi sto facendo oggi non avrei potuto farlo una settimana fa, 2 settimane fa, 3 settimane fa, perché sono cose via via maturate in questi giorni, fino a questa mattina nel corso dei 2 incontri che vi ho detto. Infine, sono d'accordo con i sindaci che relativamente alle opere pubbliche e relativamente alle chiese, tutte o parte, vedremo, quelle già affidate ai comuni quali soggetti attuatori, parleremo anche con la diocesi, con la sovrintendenza di questo, la mia disponibilità è di provvedere nei tempi che riterranno i comuni a emanare per ciascuno dei 3 comuni coinvolti in varia intensità un'ordinanza dedicata, un'ordinanza speciale in deroga per accelerare le procedure di realizzazione delle opere pubbliche e risolvere situazioni complesse, anche in questo caso attingendo alle norme derogatorie di recente introdotte a disposizione del commissario, che il commissario mette a disposizione dei comuni per accelerare le procedure di realizzazione delle opere pubbliche. Chiudo, scusandomi se sono stato lungo, chiudo dicendo che nei prossimi 10-15 giorni, ho già detto, accordo con la sovrintendenza, 20, massimo 30 giorni, ordinanza di semplificazione. Nel frattempo nulla si deve fermare, nulla si deve fermare. E tutto ciò che dipende da noi sarà fatto e viene fatto, ma questo nuovo quadro lo vedrete, lo vedremo con gli atti, non con le parole, mi auguro possano ricreare una condizione di fiducia, ma nel contempo una condizione nella possibilità di farla questa ricostruzione dopo tanti anni. Molto dipenderà però appunto dai cittadini, dai progettisti, dalle imprese, per la ragione che ho detto prima, ma anche di fare in modo che il principio di responsabilità che grava su ciascuno degli attori pubblici e privati sia chiaramente individuabile. Le ricostruzioni, tutte le ricostruzioni,
non sono, non calano dal cielo. Non c'è il commissario che fa i miracoli, che fa le ricostruzioni, o il governo, o la regione, dove sono le regioni, o il sindaco. Le ricostruzioni si fanno con i tempi, con le difficoltà che ci sono, se il commissario fa il suo dovere, se i sindaci fanno il loro dovere, se la regione fa il proprio dovere, se il progettista fa il proprio dovere, se l'impresa realizza i lavori. È un'opera polifonica, plurale, diciamo così. Non si fa con un tratto di penna, ma quando mi ridate la casa, quando mi presenti il progetto, quando mi rilasci l'autorizzazione, questa è la risposta conseguente. Ecco perché io vi prego di attingere ancora a qualche residua risorsa di pazienza, ma di provare a dare fiducia a questo nuovo percorso, ma su questo proveremo a dimostrarlo con gli atti, con le decisioni. Vi ringrazio e rimango a disposizione per le domande. Grazie, grazie commissario. Io farei così un breve giro con i sindaci e poi il vicepresidente della regione e poi darei subito la parola ai cittadini. Quindi comincerei in ordine alfabetico. Vabbè, uguale, prima sindaco di Casamicciola, la Castagna. Si sente? Permettetemi di stare seduto così faccio meno ingombro. Nel senso, ecco, volevo innanzitutto ringraziarvi per ringraziare il commissario che ha dato la possibilità a noi sindaci, ecco, stasera di poter chiarire alcuni aspetti che purtroppo in questi mesi sono andati un po' persi, problematiche che noi comuni già avevamo sottolineato, già in effetti da quando abbiamo partorito, dico abbiamo perché la legge 130 del 2018 l'abbiamo scritta i sindaci con il commissario all'epoca Angelo Borrelli. Quindi nella sostanza, ecco, quella legge in questi anni sicuramente ha avuto, così come noi speravamo, degli accorgimenti necessari. Già all'epoca noi insomma mettemmo in luce che alcuni aspetti dovevano essere appunto variati. Mi riferisco innanzitutto al famoso articolo 25,3, nel senso che solo l'anno scorso si è potuto, ecco, cambiare un comma che appunto proponeva la non possibilità di accedere a un contributo su fabbricati in effetti, ecco, legittimati. Questo è stato cambiato, diciamo, e questa è stata la prima grande cosa importante che abbiamo, ecco, portato al nostro, diciamo, alla nostra necessità. Mi trovo d'accordo con il commissario quando appunto ha improntato il suo intervento su tre aspetti importanti: il condono, le procedure amministrative e il piano. Noi lo sapevamo e l'abbiamo detto in tutte le lingue che appunto il terremoto aveva praticamente scoperchiato il bidone dove c'era di tutto. Innanzitutto c'era 50 anni di abusivismo, 50 anni di inefficienza politica, sicuramente, lo abbiamo detto, certo non è che puntiamo o abbiamo puntato il dito su qualcuno in particolare. La colpa è nostra, è chiaro, e quindi il terremoto del 21 agosto non ha fatto altro che scoperchiare questo grande bidone dove conteneva di tutto e di più. Fabbriche non appunto Casamicciola fino al 21 agosto del 2017 con la mia amministrazione, con un documento varato in giunta nel 2015, perché la procedura del condono che oggi ecco stiamo appunto perpetrando, stiamo portando avanti, noi comune di Casamicciola l'abbiamo praticamente legiferato in giunta nel 2015. Nel 2018 poi è venuta fuori con la legge 130 che ce l'ha santificata tra virgolette. Però è chiaro che fino al 2018, diciamo, poche erano le fabbriche che erano state legittimate. Allora fa piacere quando il commissario Legnini ha detto che il primo grande, ecco, importante passo è la legittimazione. Noi questo l'avevamo detto e l'avevamo chiarito in maniera molto molto chiara. Non c'è possibilità di poter, ecco, accedere a qualsiasi tipo di contributo statale se non abbiamo fatto prima il passaggio della legittimazione. Questa era una cosa basilare che è fondamentale, è costituzionale. Non c'è possibilità di pigliare un euro, ecco, dallo Stato su fabbriche che non sono state prima legittimate. E questo
fa piacere quando il commissario Legnini prima ha sottolineato il grande lavoro che ha fatto il Comune di Casamicciola in questi mesi, nel senso che noi abbiamo dimostrato che l'articolo 25, il famoso articolo 25, tanto in Parlamento, ecco, discusso, ricordo e ricordate tutte le azioni politiche che furono intraprese sia da una parte che dall'altra contro questo famoso articolo 25, che tutti gridavano allo scandalo perché tutti dicevano che era un altro condono, era una possibilità che veniva data all'isola d'Ischia, era una possibilità che veniva data ai tre comuni in particolare e in particolare ai fabbricati danneggiati dal terremoto del 21 agosto. Non vero, perché in questi mesi il comune di Casamicciola, sotto l'input ecco, del commissario, ma era già un'idea che era partita 3 anni fa, abbiamo intrapreso un lavoro e abbiamo dimostrato nel report che abbiamo consegnato, come diceva esattamente il commissario Legnini la settimana scorsa, abbiamo dimostrato con un report che è impossibile andare a ricostruire senza non tener conto delle 3 leggi del condono. Questo è un qualche cosa che effettivamente l'abbiamo dimostrato tecnicamente, non politicamente, perché qualcuno poteva, ecco, portare fuori una voce dicendo vabbè, qualcuno c'ha forse il fabbricato da legittimare o vuole qualche assicurazione di vantaggio. Assolutamente no, non c'è possibilità di poter ricostruire in zone, tanto è vero che noi, per essere asettici nell'andare a dimostrare questo fatto, abbiamo preso 3 zone di Casamicciola e abbiamo dimostrato al commissario che in queste 3 zone di Casamicciola, ecco, sono presenti fabbricati, quindi corpi di fabbrica che sono soggetti a tutte e 3 leggi di condono e quindi non c'è possibilità di poter legittimare tenendo presente solo le prime 2 leggi se non, ecco, prende in considerazione anche la 3ª legge di condono, perché nella sostanza, ecco, si arriverebbe al paradosso di fabbricati inagibili vicino a fabbricati resi agibili da praticamente contributi statali. Cosa non possibile, perché ricordate la scheda EDES praticamente porta la famosa F, che sarebbe il danno indotto. Questo noi effettivamente l'abbiamo dimostrato e sta nelle mani del commissario e ci ha fatto, ecco, anche i complimenti per questo lavoro. Le procedure amministrative, certo, il Comune di Casamicciola in questi anni ha lottato e sta lottando in maniera forte e decisa contro quelle che sono, diciamo, non vorrei offendere nessuno, né tantomeno voglio diciamo, ecco, portare poi al dibattito questa mia affermazione. Pensa con la propria testa, senza applicare quelle che sono le leggi dello Stato. E mi riferisco al famoso, ecco, problema del silenzio assenso. Cioè, voglio dire, su questa tematica sono arrivato perfino a fare dei pareri di avvocati esperti in questo settore per poter far valere quella che è, secondo me e secondo noi, una legge dello Stato. Il secondo problema è la tempistica. Certo, è vero, i numeri sono quelli che sono, anche se in effetti si trattano di edifici, non si tratta di unità, quindi nella sostanza noi di Casamicciola, nel nostro, diciamo, ecco, organizzazione con la collaborazione della struttura commissariale, già sono 321 fabbricati resi agibili, sono 321 famiglie che sono già entrate, tanto è vero che questo fatto che sto dicendo è testimoniato dal CAS. Se andate a vedere le determine del CAS del mese di gennaio 2021 in riferimento a quella della determina del mese di gennaio 2022, vi renderete conto che c'è un'enorme differenza nei numeri, nel senso che riporta addirittura il doppio, cioè mentre la prima del 2021 porta numeri intorno ai 600.000 euro, quella del 2022 porta intorno ai 300.000, quindi in sostanza questo, ho preso l'esempio gennaio 2021, gennaio 2022, perché come sa c'è un altro grande problema che i 3 sindaci vi hanno rappresentato, la questione dei consanguini, che oggi praticamente, secondo me, ecco, questa è un'altra che si aggiungeva al famoso comma 3, articolo 25, è un'altra grande ingiustizia legislativa, interpretativa, perché poi alla fine
dovete sapere che la questione consanguini nasce da un'interpretazione, non da una ben definizione in legge. Quindi nella sostanza anche questo sono 2 anni e mezzo, quasi circa, che molte famiglie, molti figli di proprietari che stavano in fabbricati, donati, magari trasferiti solo con nuda proprietà o magari solo con una semplice scrittura privata, sicuramente trascritta, ecco, restavano lì in queste case e purtroppo per un'interpretazione, diciamo, di una legge non percepiscono il CAS da oltre 2 anni. Quindi questa è un'altra grande questione. Quindi sulle procedure amministrative non voglio dilungarmi perché è chiaro che sono tanti gli aspetti che andrebbero, diciamo, chiariti. Però in sostanza anche sulla questione, ecco, contributo e procedura urbanistica, quindi 2 procedure parallele, è chiaro che nella sostanza anche questo sono d'accordo con il commissario di unirle e di farne unica in modo tale da poter accelerare quello che è il processo istruttivo. In ultimo il piano, e concludo, il piano della ricostruzione. Ebbene, io ho detto una cosa, non si offenda, diciamo, ma abbiamo diciamo, chiarito. Io credo che un piano di ricostruzione, se deve nascere, e credo che insomma in questi mesi ci sono state proposte, ci sono stati studi fatti in maniera precisa, professionale, su questo effettivamente io da ingegnere, chi ho visionato, è chiaro che sono stati fatti delle giuste interpretazioni, però se piano di ricostruzione deve essere, i primi attori che si devono sedere al tavolo di un piano di ricostruzione è il comune, sono i comuni. Questo secondo me, perché sono i comuni che con l'amministrazione, con gli uffici, con i cittadini hanno possibilità di poter meglio specificare, di poter meglio individuare quali sono quelle zone che devono essere ricostruite seguendo dei criteri di programmazione urbanistica. Grazie, ho finito. No, anzi io certamente in assemblea pubblica volevo dire innanzitutto saluto tutti voi qui presenti, un saluto particolare al vicepresidente della regione Campania che sta più volte su questo argomento e quindi ci ha dimostrato la presenza del governo regionale, e il commissario Legnini, perché dobbiamo dire che negli ultimi tempi, credo proprio negli ultimi 2 mesi forse, si sono fatti dei passi da giganti. Non voglio ripetere le normative, la 130, l'articolo 25, perché poi il tempo sarà galantuomo per dire se quello che è stato fatto bene oppure meno. Naturalmente io non voglio più parlare del passato, Giovato, oggi dobbiamo noi parlare da questo momento ad andare avanti, perché l'esposizione che ci ha fatto il commissario Legnini è stata un'esposizione diciamo tecnica e giuridica, insomma, l'ho ascoltato con molta attenzione perché è stata una lectio magistralis, quindi dunque veramente ha toccato un po' tutti i punti. Naturalmente abbiamo potuto vedere che con gli incontri che abbiamo fatto ogni volta è uscito un qualcosa, e credo che con il commissario Legnini riusciamo, si sta avvenendo già, quindi non credo che ci possano essere dei sguidi, anzi è lui che più volte ci sollecita per condividere e per scambiare con noi delle opinioni. Dopo ogni incontro vediamo che mette a frutto velocemente quello che ci siamo detti, anzi si comincia a parlare con lui, però dopo 5 minuti arriva già dunque alla conclusione, era quello che a noi dunque serviva. Dicevo che per quanto riguarda appunto il discorso stesso di avere un ufficio qua a Ischia dove i cittadini si possono rivolgere, credo che sia una cosa molto importante. Io devo ringraziare anche la struttura commissariale che veramente in questi anni ha fatto un lavoro eccezionale. Credo che, commissario, hai preso il toro per le corna, e con l'appoggio della Regione Duca Campania, dove già è stato detto prima, Giovanni, il commissario ha detto che i comuni saranno presenti ad ogni tavolo, e questo è un fatto molto importante perché il comune, il sindaco è l'anello di congiunzione dunque con il cittadino. Quindi non mi resta che ringraziare il commissario, ringraziare il vicepresidente Dugo Bonavitacola, assicurando la piena collaborazione e la piena disponibilità
dei sindaci, perché se la cosa non funziona, i responsabili della cosa che non funziona sono seduti a questo tavolo. Io sono sicuro che in brevissimo tempo riusciremo a superare tanti di quegli ostacoli nell'interesse dei cittadini. Naturalmente io come Forio ho avuto pochissimi danni, ringrazio Dio, poi c'è stato l'Accameno e Casamicciolo, l'ho spesso detto, anche se ho avuto spesso degli scontri con Giovanni, però sicuramente non vorrei essere nei suoi panni. Però riteniamo che l'isola di Ischia va vista come un unicum, perché non ci sono i cittadini di Forio, di Casamicciolo e di L'Accameno, ma ci sono i cittadini dell'isola di Ischia. Grazie. Grazie. Alessandro Comascale. Quando si interviene per ultimo c'è poco tempo e soprattutto l'ultimo ad intervenire è colui quale deve fare soprattutto i ringraziamenti. Io prima di due brevi considerazioni volevo ringraziare il padrone di casa, la famiglia Di Meglio, che oggi gestisce questa struttura e che ci ospita, e quindi va il mio ringraziamento e quello dei sindaci Del Deo e Castagna per questa disponibilità. Saluto e ringrazio di essere qui il Presidente Bonavitacola. Tante volte a noi il governo regionale piuttosto che quello nazionale ci appare lontano, ma quando fisicamente si raggiunge l'isola e si viene qui è chiaro che, diciamo, è come se aumentasse la speranza di una migliore interlocuzione, anche se con il Presidente Bonavitacola il Comune di L'Accameno ha un rapporto, come si sa, più che cordiale e di leale collaborazione istituzionale. E c'è un cambio di passo, questo lo dobbiamo dire, ma dalla esposizione che ha fatto il commissario Legnini è anche una risposta implicita a chi fino a ieri sera diceva che col cambio di commissario non è cambiato nulla, perché comunque non parte la ricostruzione. Invece il commissario Legnini ha praticamente potuto esporre con molta onestà e con molta umiltà, devo dire, e chiarezza, soprattutto quello che è lo stato dell'arte. Non si può procedere ad un'ordinanza se non sulla scorta di un impianto normativo che esiste, che è la 130, che è piaciuto o non piaciuta, perché poi io non amo la dietrologia, ma è inutile, non si può non riconoscere che quando abbiamo avuto la 130 non c'era niente. Quindi oggi è chiaro che se uno ha la pancia piena dice praticamente che magari il primo era scotto, ma quando non avevi manco l'acqua sul fuoco il discorso era completamente diverso. Quindi voglio dire, noi salviamo quello che è possibile salvare, auspichiamo nella ordinanza del commissario Legnini quello snellimento delle procedure che l'isola di Ischia e i tre comuni del cratere attendono. Il commissario Legnini ha detto una cosa importante: non sono venuto qui 7 giorni fa o 20 giorni fa a proporvi un'ordinanza perché non avevo messo tutto intorno a un tavolo e non avevo raggiunto un accordo con Regione Campania, Sovrintendenza, Città Metropolitana per il vincolo idrogeologico, l'autorità di bacino, i comuni, i sindaci. Quindi vedete quanto è complicato immaginare e realizzare la ricostruzione, oltre all'impresa, ai progettisti, a quanto è stato detto. Tante volte il cittadino, soprattutto il cittadino terremotato, la prima domanda che si pone è: sindaco, ma i soldi ci sono? Noi i soldi ci sono, la verità è che non abbiamo mai avuto la possibilità di spenderli, quella è la verità. E quindi se oggi si accelera lo dobbiamo sicuramente al commissario Legnini e alla possibilità che la norma gli attribuisce un potere derogatorio affinché lui emetta un'ordinanza che vada verso lo snellimento delle procedure. E quindi io voglio ringraziare per il lavoro fatto, soprattutto apprezzo, commissario, ma io ho avuto già modo di dirglielo in privato, apprezzo questo modo di condividerlo, di condividere i provvedimenti, di renderci partecipe, di ascoltare il territorio e soprattutto di adottare il provvedimento d'intesa anche con voi, no? Perché il commissario prima dell'ordinanza ha avuto un incontro anche con i tecnici, con le associazioni, con tutti coloro i quali hanno potuto sollevare questioni sul condono, sugli oneri concessori. Il signor Romano ha fatto una battaglia da anni che non si riesce a sanare, è rimasto in piedi il pilastro portante. Se non ci legittimiamo non abbiamo lo status di terremotato e quindi non abbiamo la possibilità di ricostruire, quindi eventualmente di delocalizzazione e quindi di conseguenza di contributo. Quindi tutto parte da lì. Questo rimane in piedi. E mi sia consentita solo una vena che può apparire polemica: io devo assistere come sindaco ad una procedura che il commissario Legnini metterà in piedi per andare a normare di fatto la procedura del condono. Cioè praticamente noi abbiamo una legge che è l'articolo 25 della 130 che salda in un solo modulo procedimentale le tre leggi di condono, ma per volere di qualche funzionario che sarebbe chiamato solo a rispettarla, il commissario Legnini deve andare a trovare una soluzione per andarla a normare. La stessa cosa, il silenzio assenso
che è legge, la cosiddetta legge Madia, che qualcuno è chiamato a rispettarla, e il commissario Legnini si deve sforzare di trovare un'intesa affinché questa si verifichi. A me francamente non so se sorridere o piangere quale pubblico amministratore, quale sindaco d'Italia, perché in un paese normale la legge esiste, si rispetta, se non ti piace devi avere la forza di farla cambiare, quindi non è che una legge si va a regolamentare, ma se questo è praticamente la possibilità di avere una interlocuzione positiva finalmente con la sovrintendenza, che ben venga. Concludo per quanto riguarda il piano. Voglio ringraziare il presidente Bonavitacola per quanto fa per l'isola d'Ischia, per quanto farà personalmente per questo piano, apprezzando che questo piano nella sua attuazione concreta è possibile solo, la sua attuazione concreta è possibile solo andando in deroga a quella che è l'attuale PTP, cioè se non supera l'attuale piano paesaggistico è come se ci fossimo dotati di uno strumento ma che comunque attuativo, ma che comunque resterebbe di secondo livello. Con questa invece previsione normativa regionale noi siamo certi che il piano, una volta fatto, può spiegare i suoi effetti. E concludo per davvero dicendo che apprezzo molto la possibilità di mettere insieme la disamina e il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria con l'istruttoria finalizzata al contributo per la ricostruzione, perché questo di fatto accelera la procedura amministrativa e va nella direzione auspicata dal commissario Legnini. Abbiamo rappresentato, per chi magari è qui ha un interesse diverso, abbiamo rappresentato le difficoltà delle opere pubbliche, del comune, dal ristorotari al personale, alle chiese, alle scuole e quant'altro, quindi il commissario farà ogni utile azione affinché si possano semplificare le norme e tener conto anche di quelle che sono le esigenze degli enti. Io come sindaco di Lacquamino, ma immagino di ripetere quello che state già detto, daremo il nostro contributo di leale collaborazione affinché ciò avvenga. Grazie ancora. Grazie, e ora chiudiamo il primo giro di interventi con il vicepresidente Bonavitacola. Ma buonasera a tutti, io credo che sia da ringraziare il commissario Legnini non solo per avere accettato l'incarico, che non era una cosa scontata. Il commissario Legnini ha un impegno gravosissimo nell'attività di ricostruzione del centro Italia e poteva dire no grazie, ho altre cose di cui dovermi occupare. Invece ha accettato questa sfida difficile in un territorio diverso, completamente diverso, e non solo ha accettato, ma i fatti ci dicono che in queste settimane, in questi mesi, si è buttato a capofitto in questa nuova impresa. E l'incontro di stasera dimostra anche il modo con cui il commissario concepisce questo piano di ricostruzione. E che è la ragione probabilmente per la quale ha accettato questa sfida. L'incontro con i cittadini non è una rottura di scatole, ma dobbiamo parlare pure con i cittadini. L'incontro con i cittadini è la ragione stessa di un impegno di servizio. Perché il piano serve in primo luogo per dare una risposta ai cittadini che sono stati colpiti nella loro dimensione più intima, nella loro dimensione più diretta, più familiare, che è il danno a un'abitazione, o sono stati colpiti nelle loro attività economiche. E quindi un piano di ricostruzione, un'opera di ricostruzione è un atto di dovere nei confronti di questa comunità. Vi devo dire con franchezza che noi guardiamo a questo piano anche perché è parte essenziale del nostro programma regionale. Noi veniamo da anni difficili come Campania, anni nei quali la Campania è stata dipinta male. E spesso i campani, alcuni per fortuna, si sono dipinti ancora peggio. Abbiamo un problema di ristabilire una nostra dignità, una nostra reputazione. Un nostro slogan è che in Campania dobbiamo esaltare le nostre bellezze e abolire le brutture. Ed esaltare le bellezze in Campania non può non tenere conto di quello che rappresenta l'isola d'Ischia.
un grande patrimonio nazionale di prestigio internazionale, e che in questa vicenda ha messo in evidenza delle cose che noi ci dobbiamo dire papale papale. Allora, il 21 agosto del 2017 succede quello che succede. Abbiamo aspettato un anno per avere un'ospitalità nel decreto Genova, decreto legge 119, convertito nella legge citata 130. Un pezzo, non è che è stata fatta una legge per Ischia. Noi siamo stati ospitati in un testo, un anno dopo. Un testo che è una chiavica, perché non regolava come si faceva un piano di ricostruzione e stabiliva, articolo 25,3, prima versione, il contributo non è dovuto per gli abusi comportanti incrementi volumetrici, era dovuto per i condoni dello spostamento di un tramezzo o la sostituzione degli infissi. Che significa? Non è dovuto per gli aumenti di volume. È chiaro che quello non è un modo di fare la ricostruzione. È un modo per fare finta. Ma c'era dietro una riserva, un pregiudizio che c'era. Oggi lo abbiamo in qualche modo smantellato, ma c'era la riserva di, come la Campania è la terra dei fuochi, Ischia è la terra degli abusi, degli abusivi. Sì, vi dobbiamo dare, avete avuto il terremoto, vi diamo i soldi, ma non ci pensate, gli abusi sono abusi. Come se i cittadini non fossero tutti uguali, perché questa discriminazione non esiste in altre discipline, in altri terremoti di altre parti d'Italia. Poi si sono resi conto di questa abnormità, dice vabbè, si può fare, però se c'è la demolizione e ricostruzione il contributo non te lo do. Ma perché è colpa del cittadino se il terremoto è stato così grave che io devo demolire e ricostruire? O perché l'indagine geologica, la microzonizzazione sismica mi dice che lì non posso che demolire e ricostruire con tecniche di maggiore sicurezza? Vedete che cretinate che abbiamo dovuto affrontare. E pian piano è stata tolta anche questa, da ultimo, con l'ingresso sulla scena del commissario Legnini, il governo e il Parlamento incominciano a trattare Ischia come è dovuto, senza privilegi ma anche senza riserve mentali e discriminazioni. Oggi abbiamo quindi una normativa che non crea queste discriminazioni, abbiamo una normativa che dice come si approva un piano, perché la prima formulazione, lo dico ai sindaci, sì, capisco, in quel momento non è una critica che faccio a voi, che la 130 non l'avete approvata voi, ma la 130 è inqualificabile. Chi l'ha scritta aveva pure dimenticato che Ischia c'ha un piano paesistico e aveva dimenticato di dire che il piano di ricostruzione o è in deroga o prevale sul piano paesistico. Quindi abbiamo dovuto correggere, diciamo, è come un compito, no? Che tu non sai, forse è meglio che te lo pigli e te lo porti. È incorreggibile. Oggi abbiamo anche una norma sul piano, che dice chi lo fa? La Regione. Chi lo approva? La conferenza dei servizi indetta dal commissario. E dico al sindaco Castagna, non abbiate timidezze e timori. Nessuna azione di esclusione dei comuni dalle loro legittime costituzionali prerogative in tema di governo del territorio. Voi sapete che ad agosto dell'anno scorso, ci siamo visti, vi abbiamo consegnato un preliminare, voi su quel preliminare potete fare tutte le osservazioni che ritenete, potete dare tutte le indicazioni che volete, tutti i suggerimenti e tutti i consigli, senza limitazione, quindi piena apertura e collaborazione. Dico solo una cosa e finisco. Noi il 21 agosto del 2022 celebriamo il 5° anniversario. Noi dobbiamo arrivare a quella data con il piano. E so che l'impegno del commissario, anche se non l'ha detto, mi permetto in modo irriverente di dirlo io, ma lo dico perché so che lui già lo pensa,
Noi dobbiamo arrivare a quella data con un piano. E dobbiamo, di qui a quella data, non bloccare niente. I cittadini devono avere il diritto e la facoltà di presentare le loro proposte. Dobbiamo, di qui a quella data, continuare un lavoro importante. Il commissario ha avviato un confronto originale, impegnativo, con la sovrintendenza. Noi, mi sembra di capire che abbiamo finalmente il quadro delle procedure di condono davanti. La nostra logica sarà quella di affrontare i condoni per gruppi di edifici con termini, al di là degli edifici isolati. Gli edifici isolati viene affrontata la pratica di condono in modo singolo e non c'è problema. Ma dove noi abbiamo delle contiguità, la ricostruzione si farà mettendo insieme anche edifici che sono tra loro connessi. Vi anticipo che ci sarà un grande tema di condomini e quindi incominciate a entrare nell'idea che bisogna stare insieme, fare le tabelle millesimali degli aggregati edilizi, fare le maggioranze. Se non ci si mette d'accordo, poteri sostitutivi si interviene con chiarezza. Non è che aspettiamo che il condominio partorisca o il maxi condominio partorisca. Quindi questo è importante perché la sovrintendenza non dovrà sanare l'abuso per come esso si presenta fisicamente oggi, ma deve consentire la sanatoria di una volumetria che sarà rimodellata, riconfigurata in conformità al piano di ricostruzione di quell'isolato, di quell'aggregato, di quella unità di intervento. È un passo in avanti rilevante che dovrebbe contribuire molto a farci fare un lavoro positivo. Naturalmente, come diceva il commissario, il condono non è un'opera di uno che si mette a fare il direttore d'orchestra a prescindere dai musicanti. I musicanti siamo tutti quanti. Ci vuole un impegno collettivo, ci vuole una partecipazione corale. Io credo che sia anche una bella esperienza democratica quella a cui noi possiamo dare vita, e sono convinto che la filiera che si è creata, commissario, regione, sindaco di Casamicciola, sindaco di Foria, sindaco di Laccameno, sia una filiera solida, una filiera adeguata a raggiungere i traguardi che sono alla nostra portata. E quindi io capisco lo scetticismo, e io ho difficoltà pure a parlare di piano aggregato condono, articolo 5, comma 20, articolo 20, cioè la gente, i poveri cittadini, capisco che gli viene mal di testa, però purtroppo è un'opera complessa e noi non possiamo far finta che è una semplificazione, sennò verremo qua a prendervi in giro. Quello che non stiamo facendo però è dirvi sciocchezze, vi stiamo dicendo l'assoluta verità, e che c'è un cambio di passo importante è un dato reale, non è una promessa e non è una sciocchezza. Lo potete constatare i numerosi incontri e anche tanto lavoro di cui voi giustamente non siete a conoscenza, c'è. E credo che nei prossimi mesi noi metteremo, diciamo, un punto fermo lungo questo cammino, e speriamo che poi l'anno prossimo parleremo di cantieri aperti e di problemi in positivo e non di cose che si potevano fare e che non si sono fatte. Grazie. Sì. Allora, ora la parola a voi, con ordine gli interventi. Abbiamo il primo intervento lì, poi magari se mi dite... Sì, prima... Sì, prima qui. Poi volevo dopo fare un po' di domande al commissario, che mi hanno chiesto i vari terremotati, così magari poi dopo se qualcosa ho dimenticato. Se ti alzi è meglio, sì. La prima è che già è stato affrontato, però non sappiamo la risposta delle istanze di condono che sono state esaminate e sono state accolte col silenzio e assenso, se il contributo può essere dato. E poi abbiamo, in caso di istanze di condono rigettate,
con questo accordo che si andrà a fare con la sovrintendenza riverranno viste, riviste? Condono. Condono, rigettato, di terremotati, stanze di condono rigettate. Se vengono riviste, se, che cosa si può fare? Per quanto riguarda le attività produttive, prima di tutto, vabbè, se possiamo avere la priorità a far esaminare le stanze di condono. E poi il reddito perso per le attività, che se non mi sbaglio è l'articolo 36, ma non vorrei sbagliarmi, se può essere richiesto. Le tasse e contributi, i mutui, la sospensione dei mutui per le attività, per i privati, anche nell'ultimo, dal 6 aprile al 4 maggio, no? È uscita una, come si chiama, sisma, zona franca urbana per le altre zone terremotate, per Ischia no. Tutte le attività commerciali dal 21 agosto hanno fatto merce persa, materiale perso. Di questo non abbiamo avuto nessun contributo, eppure è stato chiesto. Le attività che si sono spostate in altri comuni mantenendo la ragione sociale possono usufruire anche loro di vantaggi che ancora oggi non abbiamo neanche noi di qua, di sospensione di tasse, di mutui e cose varie. Le ordinanze di revoca che sono state fatte in alcuni aggregati, dove faccio un esempio, piano terra, primo piano e secondo piano, tutte e tre con una lettera F. Nel momento in cui chiedo il progetto io del terzo piano e il comune ha dato la revoca al primo piano. Ci sono anche sentenze del TAR vinte dai cittadini contro i sindaci. Come si devono comportare queste persone per poter presentare il progetto? I progetti che verranno presentati oggi, credo che tutti li dobbiamo presentare, perché indipendentemente da quello che sarà il piano di ricostruzione o la perimetrazione, comunque se si fa l'accordo con la sovrintendenza che viene dato il condono perché viene costruito in un piano legittimo, anche quello servirà affinché avere un contributo, un bonus. Quindi credo che non tutto possa essere presentato. Penso che... Che abbia finito, sì, vabbè, perché sono, diciamo, le richieste che più mi hanno fatto i cittadini. Grazie. Farei un piccolo gruppo di interventi, diamo la parola per le risposte e poi riprendiamo. Facciamo uno, due, tre e poi prima c'è la parola anche l'altro signore. Sì. Prego. Allora, la mia... è una domanda che può sembrare un po' fuori luogo. Io fortunatamente non ho problemi di... Se mi dice il nome, Rosalba. Mi chiamo Rosalba. Perché il condono è stato fatto nel 2016, prima del terremoto. E l'altra... stabile che abbiamo è stato costruito nel 1912, quindi è vecchio. Ma io vorrei solo fare una domanda che no, devo assolutamente... Allora, ma se uno volesse andare via da quella zona, è possibile? Cioè, perché il cittadino è costretto a restare in una zona che io ritengo sia, continuerà sempre a essere... a rischio? E in più, lo ha detto Mercalli, lo dice oggi Luongo e lo dice tanta altra gente, c'è questa possibilità oppure sono costretta a costruire la tomba per i miei nipoti? Grazie. C'è il signore lì e poi l'altro. Se mi dite anche il nome. Mario Romano, sono molto conosciuto nell'ambito. Lo so, io la conosco, però magari c'è qualcuno che la conosce. Do il benvenuto a tutti, a dottor Legnini, signor dottor Bonavitacolo e ai nostri sindaci. Io ripeto un po' quello che ha detto prima la Annalisa, cioè i problemi che io non sento mai parlare dai nostri sindaci delle attività produttive, non le ho sentite, non riesco a sentirle.
Non capisco per quale motivo non si parla delle attività produttive che sono la forza trainante dovrebbe essere la forza trainante del paese, per la ripresa dell'economia del paese. Quello che dissi l'altra volta al dottor Legnini riguardano sempre i finanziamenti non sospesi, come ha detto Annalisa, i condoni TER, se è legge o non è legge, non si capisce fino a quando dobbiamo aspettare per sapere se è legge o non è legge. Poi il problema delle rate delle polizze, delle rate dei pagamenti dei condoni edilizi e della polizza fiduciaria, che a noi tuttora è impossibile per le attività produttive, perché un'attività produttiva che sono 5 anni che non ha reddito, non ha lavoro, come santo Dio può pagare queste benedette rate di condono? Cosa deve rivolgersi ad un usuraio? Deve andare a cercare l'elemosina? Dobbiamo perdere la nostra dignità che già ci stanno togliendo? A me la dignità non me la toglierà nessuno, e non mi abbasserò i pantaloni per avere un piacere da qualcuno, come ho detto alla vice ministra del MES. Queste sono cose importanti e attendo una risposta. Poi bisogna, a livello nazionale, bisogna prevedere sulle rendite catastali, perché se un domani che andremo ad aprire questa benedetta o maledetta attività di nuovo, come con le rendite catastali che saranno raddoppiate, sicuramente saranno raddoppiate perché sono fermi al terremoto dell'83, come andremo a pagare queste sose tasse, l'IMU, la TARI? Come si fa se l'attività prima non parte? Cioè, questi sono i veri problemi dei terremotati. Ricostruire, bisogna applicare la legge, però la legge va applicata anche secondo un concetto, secondo un criterio, un'impresa, ecco, la politica deve essere impresa, dobbiamo capirlo, perché se non si fa impresa la politica non può andare avanti, con i sotterfugi oppure con lungaggine burocratica. La lungaggine burocratica deve partire dagli uffici, perché se una pratica resta ferma 10 mesi, 20 mesi, 27 mesi, come si può ricostruire? Va bene. Poi un'altra cosa, ecco, poi dal sindaco Giovan Battista Cassagna vorrei una risposta chiara. Se tutti dicono che il silenzio assenza è legge, ma è legge o non è legge? Allora ci risponda. Perché non si applica a Casa Micciolatelli? Perché si applica all'Acqua Mille? Si applica a Ischia? Si applica in Kenya? Si applica in tutte le parti del mondo a Casa Micciola? Perché non si applica? E bisogna aspettare le lungaggini burocratiche della sovrintendenza, che non sono giorni, non sono settimane, a volte sono anni. Poi un altro posto. L'ultima. Va bene. Poi in storia dell'azienda, chiudo. In storia dell'azienda, noi sono 5 anni che non percepiamo niente, dobbiamo pagare tasse, cioè dobbiamo pagare le rate dei finanziamenti e non riceviamo ristori, cioè. Nel mentre si hanno ristori per il Covid, si hanno ristori per la guerra, si hanno ristori per, non voglio dire, per tante altre cose, invece noi no, noi attività produttive dobbiamo morire e moriremo, però io morirò con dignità, fino a quando però non mi stanco. Speriamo di no, lavoriamo per il contrario. Io attendo delle risposte però, grazie. Assolutamente. La signora e poi... Buonasera, mi chiamo Francesca. Volevo soltanto chiedere una cosa. Io ho fatto la pratica di condono su una casa legittima al 100%, ho fatto un aumento di volume del 2003. E stavo facendo anche il progetto, perché il sindaco diceva di fare progetto e domanda di condono insieme. Mi hanno rigettato la pratica di condono e ho bloccato la progettazione, perché non sapendo se poter andare avanti o meno, volevo sapere come comportarci, continuare a fare la progettazione o aspettare che si chiarisca questa cosa. E poi la nostra casa è un aggregato di 3... Sì, dopo 5 mesi mi hanno rigettato la pratica. È un aumento di volume di 0,5 metro in una casa legittima, però è un aggregato di 3 case, con 3 condoni diversi, diciamo, piccoli abusi. Volevo sapere solo questo. Va bene, grazie. Buonasera a tutti, sono l'avvocato Nicola Di Siano.
e ovviamente condivido gli interventi dei miei concittadini, mi unisco al loro intervento e chiedo al commissario e quindi se me lo consente al collega, visto che appunto, è un avvocato, concedere ai tre comuni una sospensione, la proroga della sospensione dell'esecuzione forzata, cioè la continuazione di quello che è l'articolo 35 della legge 109. Perché questo? Perché il legislatore quando ha scritto l'articolo 35, a mio modo di vedere un'interpretazione, ha concesso 3 anni alle popolazioni terremotate, ossia 18, 19 e 20. Nel centro Italia sappiamo benissimo che è continuata per un altro anno. E allora mi chiedo, visto che è arrivato il Covid nel 2020 e ci ha annullato il 2020 e il 2021 e quindi non ha permesso quella che era la ratio normativa, ovvero quella di rimettersi in carreggiata, se non è il caso, tassativamente lo dico, di concedere una proroga alla sospensione dell'esecuzione forzata per almeno fino al 31/12/2022. Dico questo perché? Perché oggi tutti i terremotati, quindi tutte le famiglie monoreddito che già col terremoto appunto guadagnano di meno, perché poi la nostra è un'attività stagionale, si lavora solo stagionalmente, questi lavoratori si sono visti recapitare in questi giorni, visto che la sospensione è finita il 1° di gennaio e dal 1° di aprile stanno recapitando Equitalia, cioè l'agenzia entrate e riscossione sta recapitando le cartelle, sta recapitando non la cartella da 300 euro, bensì tutto il monte del debito che era del contribuente, quindi all'azienda 100.000 euro in una sola circostanza e al lavoratore subordinato magari 10.000 euro. Questo lavoratore che lavora 3, 4, 5 mesi e magari non ha una casa ed è percettore di cassa. Allora dico, siamo diversi dal centro Italia anche in questo? Non meritiamo forse noi 2 anni di proroga? E oltretutto, aggiungo e concludo, ci sarebbe bisogno, anche siccome ci sono queste rottamazioni, cioè io se vado all'Equitalia c'è un altro problema, voglio rateizzare 10.000 euro perché li voglio pagare. Dice no, ma lei è decaduto dal rateizzo, quindi non può accedervi. Quindi secondo me alle popolazioni terremotate penso che la copertura finanziaria sia anche molto blanda, quella di dover concedere, però poi mi rimetto all'avvocato e al commissario che saprà ben interpretare questo mio pensiero, non so se è legittimo. Ok, grazie. Grazie. Io risponderei a questo primo blocco di domande e poi ci sono altre domande che arrivano dalla, però per sintetizzare forse è meglio dividere. Andiamo a ritroso, innanzitutto avvocato De Siano, non posso che condividere tutte le cose che lei ha detto. Acquisisco anche questa nota. Naturalmente alcune delle cose che voi ponete, alcuni dei temi che voi ponete, sapete molto bene, e non serve che ve lo dica io, che si tratta di risposte che il legislatore che deve dare, il Parlamento che deve dare. La funzione del commissario può essere una funzione sollecitatoria e io, condividendo questa esigenza al pari di quelle della stessa natura, analoga natura, sollevate dal Iaccarino con riguardo ai mutui, diceva la sospensione delle tasse e così via, e anzi proprio di recente ho fortemente sollecitato il Parlamento a prendere in esame, eravamo quasi, almeno per i mutui, quasi a conclusione, e per l'ulteriore rimborso della Tari per i comuni, perché c'è uno stanziamento che credo sia insufficiente e comunque limitato all'anno solare in corso, eccetera. È stato approvato un ordine del giorno in questi giorni, negli ultimi giorni dalla Camera, spero che si provveda ad accogliere queste istanze. Cercherò di specificare meglio anche questa sospensione delle cartelle esattoriali, diciamo così, dell'esecuzione forzata. E quindi diverso il discorso della zona franca urbana, la zona franca urbana è finita anche nel centro Italia.
è stata prorogata non la misura ma l'utilizzo delle risorse che erano residue, e l'Unione Europea neanche su quello voleva acconsentire, perché la tesi è dopo 5 anni di che cosa, ho capito, ma purtroppo appartiene al novero delle occasioni mancate, diciamo. Io adesso non mi va di prendere in giro nessuno, cioè se dopo 5 anni noi andiamo a chiedere al Parlamento la zona franca urbana, non c'è questa possibilità, non perché lo dica io, ma perché il tempo passato è molto elevato. Si porrebbe poi il tema se estendere solo al cratere, diciamo, inteso in senso fisico, a tutta l'isola, si è posto solo su altri temi e così via. Quindi tutta questa materia fiscale e comunque di alleggerimento del peso che grava sulle imprese in particolare, ma anche sui cittadini, è materia che il legislatore, che il Parlamento deve affrontare. Io non mancherò, è un mio dovere, di sollecitare e rappresentare. Sui condoni, le domande che sono state fatte sui condoni, condono 2003, la signora Francesca, rigettata con ricorso pendente, che devo fare? È ovvio che la risposta, diciamo, più burocratica, ma io non cerco di non dare risposte burocratiche, sarebbe quella di dire: ha fatto ricorso, aspetti che il TAR si pronunci, cioè, essendo stato rigettato la domanda. Il sindaco mi diceva, mentre lei parlava, che la situazione come la sua invece riguarderebbero plurimi edifici, cioè di altezze, diciamo, non di piani in più, ma di altezze. Io la cosa che posso dirle è che se riusciremo, come io mi auguro sarà, a comporre, diciamo, un indirizzo con la sovrintendenza nei termini che rappresentavo, si possa verificare la possibilità di riesaminarlo senza attendere l'esito dei ricorsi al TAR. Quindi allo Stato lei non può che attendere l'esito del ricorso, non perché lo dica io, ma perché è la legge che lo prevede, è un provvedimento definitivo. Non ha fatto ricorso, perché non l'ha fatto? Ha detto no. Ah, ancora arriva. Non è stata notificata, quindi è perfettamente nei termini. E allora non mancherò con il sindaco, di magari se il sindaco mi fa una casistica, diciamo, di questo tipo, che è una via di mezzo tra la difformità e, diciamo, importante, l'ampliamento, insomma, è una fattispecie specifica. È possibile, sarebbe possibile in teoria, sono io che lo chiedo a lei o al suo tecnico, se fosse la sovrintendenza glielo chiederei, è possibile che quell'altezza maggiorata venga ripristinata, per esempio nel progetto di ricostruzione, rispettando la legge? Non lo so, questo è da vedere. Ecco, ciò che posso dirle su questo punto, che so essere un punto molto sensibile, a prescindere dalle casistiche di ciascuno, per tutte le ragioni che tutti gli interventi hanno chiaramente detto, noi dovremmo provare a vedere, e lo stiamo già facendo con la sovrintendenza, di determinare qualche criterio valutativo. Cioè, se la sovrintendenza dicesse mai condonerò un aumento di altezza, allora la posizione sarebbe di un certo tipo. Se invece dicesse lo faccio se è necessario per l'adeguamento, diciamo, all'altezza corrispondente a quello previsto dalla legge, se no riabbassare. Cioè, io vorrei, nel contesto di condivisione che dicevo prima, vorrei provare a vedere se con la sovrintendenza riusciamo a stabilire qualche criterio in più per dare qualche riferimento ai cittadini. Perché no? O perché sì? Il perché sì può anche essere omesso, perché è sì, quindi non,
ma il perché no me lo devi dire. E suppo e le altre hanno altri condoni, cioè il 2003 condiziona il resto, questo ha detto il sindaco, e questo finalmente rappresentato, diciamo, nel e quindi ce ne occuperemo non per il caso suo, per il caso suo se ne deve occupare lei, il suo tecnico, il sindaco, io vorrei occuparmi del tema, della categoria di problemi che sono state sollevate. Invece la signora Salva diceva, se uno vuole andare via, perché non se ne può andare, perché dobbiamo costruire la tomba per brutto, questa espressione, no signora, la prego, per i nipoti, questo è il grande tema del rapporto tra la ricostruzione e la sicurezza, ed è uno dei temi principali del piano, c'è poco da discutere, a questa domanda la risposta la troverà nel piano, non c'è una risposta univoca per tutte le situazioni. Sulle indagini di microzonazione già si conoscono i risultati e lei, il suo tecnico, può avere accesso libero, peraltro è pubblicato pure, mi sembra, sul sito del commissario, eccetera. Quindi il grado di pericolosità del suo sito al pari degli altri. Adesso, una delle cose positive che sono state fatte fino a questo momento, ce ne sono state, e aver studiato tutto quello che si poteva studiare, si sa tutto. Io dico la verità, ho trovato situazioni, diciamo, di analisi del territorio, del grado di, che sono assolutamente avanzate, e quindi adesso noi dovremmo stabilire qual è la linea di demarcazione tra appunto ricostruire e non ricostruire in relazione alla sicurezza idrogeologica, sismica. Questo è il più grande tema della ricostruzione sull'isola di Ischia, non solo sull'isola di Ischia, dico la verità, ma qui è particolare, eccezionale, perché la storia ci dice che se non apriamo gli occhi in modo purtroppo le vicende con intervalli. Signora, questo si sta facendo in molti luoghi, anzi ormai è una tecnologia non più giapponese, ma anzi ci sono delle varianti italiane che sono più avanzate di quelle giapponesi, quindi nelle aree ad alto rischio sismico la ricostruzione con diciamo, gli isolatori eccetera è un fatto ormai acclarato, non è una situazione eccezionale, signora. Sì, però io sto adesso arriva la risposta, perché la risposta, ripeto, non sono molto legata effettivamente. Signora, lei sa che lei non è legata molto effettivamente e non vede l'ora di andarsene. Poi da quel luogo, non da Ischia, da quel luogo. Ci sono altri cittadini, come voi sapete meglio di me, che dicono non t'azzardare a farmi spostare da qua. Bisogna trovare una regola che vale per chi la pensa in modo opposto. E qual è la regola? Dicono i tecnici, sono presenti i nostri tecnici, che ringrazio anch'io con molta convinzione, peraltro ci sono anche due professionisti di grandissimo valore che danno un contributo nell'ambito delle collaborazioni, l'ingegner Figo, l'ingegner Loffredo, che aiuteranno la struttura che è già composta da professionisti di altissimo valore. Dicono i tecnici, signora, adesso con le tecniche ricostruttive antisismiche, con l'evoluzione delle acquisizioni scientifiche, in pratica si può ricostruire quasi dappertutto, perché siamo nelle condizioni di garantire un grado di sicurezza molto elevato. Questo dicono i tecnici. C'è un'altra tesi che io ho ascoltato già molte volte, frequentando da un paio di mesi questo territorio, ma noi se non risolviamo adesso
alcuni temi storici, antichi, cioè di evitare che le zone che sappiamo che prima o poi facciamo gli scongiuri si rivelino. Ma quando lo risolviamo? Se non lo risolviamo adesso? E quanto costa garantire la sicurezza sismica elevata, l'adeguamento sismico degli edifici per quei territori? Qual è il rapporto costi-benefici? Queste domande non è che arriva uno da Roma o dall'Abruzzo e dà una risposta. Sono gli scienziati della terra prima e poi quelli delle tecniche costruttive che devono darci una risposta. E la risposta verrà data non con riferimento al suo caso, ma a tutti i casi, e la darà il piano, che dirà qui sì, qui no, qui si ricostruisce, qui non si ricostruisce, e laddove si decide di ricostruire bisogna farlo con tecniche, questo già lo dice la legge, per la verità, che garantiscono la piena sicurezza. Su una cosa stia certa, io posso fare tutte le deroghe alle procedure, tutto quello che vogliamo, che decideremo di fare, su una cosa non derogherò neanche col pensiero, alla sicurezza degli edifici e del territorio. Gli cittadini ischitani devono avere questa garanzia insieme a, come lo devono avere tutti gli altri cittadini. Quindi su questo stia tranquilla, questo io lo garantisco. Quindi, se è possibile fare una cosa seria, si fa, a un costo maggiore di quello che sì. Ma se il costo è doppio, triplo, quadruplo rispetto a una soluzione alternativa, no, perché lo Stato deve investire, deve testardamente accanirsi su un territorio per garantire la sicurezza spendendo 4 volte quello che potrebbe spendere garantendo il diritto alla casa o all'azienda, eccetera. Quindi su questo, ma, ripeto, la risposta ce l'avrà, signor. Tornando un attimo sulla batteria di domande veicolate dall'associazione della Iaccarino, istanze condono esattamente con silenzio assenso. Silenzio assenso ha seguito un percorso provvedimentale, il sindaco Pascale ce lo ha, ma anche gli altri sindaci ce l'hanno spiegato più volte. La sovrintendenza non è d'accordo su quella interpretazione. Il sindaco Pascale ogni volta che ci incontriamo ripete, è una legge dello Stato, bisogna ripeterlo, l'ha detto poco fa, e io sono d'accordo, ma la sovrintendenza invoca una interpretazione giurisprudenziale, una pronuncia del Consiglio di Stato che depone in senso contrario. Io penso che noi, E adesso stiamo lavorando, una delle soluzioni è signore, se fosse tutto chiaro sì, o A o B sarebbe molto facile, purtroppo non è così, nel senso che il meccanismo di silenzio assenso vale, una legge dello Stato va rispettato, punto. Dopodiché per la tutela, per i vincoli che riguardano la tutela dei beni culturali eccetera, il Consiglio di Stato ha ritenuto che eccetera. Adesso però troviamo una soluzione. Noi abbiamo proposto una soluzione alla sovrintendenza, non vi sto qua adesso a parlare di leggi, di diritto eccetera, ma abbiamo proposto alla sovrintendenza una soluzione, e è una delle questioni più delicate che rimangono da definire nei prossimi giorni. Ciò che è certo è che il tira e molla, sì no, deve finire, o sì o no. Se è sì, è sì, se è no, o se è un sì, diciamo, su un'ipotesi diversa da quella sulla quale stiamo lavorando, cioè nell'ambito della conferenza dei servizi, adesso non vado oltre, silenzio assenso sì, ma nell'ambito della conferenza dei servizi matura, vieni, rispondi sì o no, e se non rispondi la conferenza decide, questo è, diciamo, adesso su questo stiamo lavorando. Io, quando si può evitare il braccio di ferro, tanto più tra le istituzioni, la sovrintendenza è un'articolazione dello Stato, io rappresento un'articolazione dello Stato, non è che possiamo fare le guerre nucleari su questo. Quindi dobbiamo trovare una soluzione, io su questo sono assolutamente impegnato.
E quindi che succede? Adesso non succede nulla perché non sono state impugnate, se quelle procedure sono andate avanti hanno diritto al contributo. Io su questo, se poi la sovrintendenza a mezzo all'avvocatura decidesse di impugnarlo, è una sua prerogativa impugnarlo. Quindi se non lo impugna, quel provvedimento è un provvedimento che ha avuto la sua conclusione. Io su questo, giusto o legittimo o illegittimo che sia. Quelle rigettate saranno riviste? Dipende da quale motivazione di rigetto. Se in ipotesi, lo dico per far comprendere, bisogna vederlo uno per uno. Se la ragione del rigetto fosse non c'è il nesso di causalità, non possono essere riviste quelle, non c'è nulla da rivedere, è quello, punto, a meno che non ci sia un elemento sopravvenuto. Se invece vi è una motivazione di rigetto sanabile, superabile, integrabile, costituisce un principio generale del nostro ordinamento, la possibilità di riesaminare, di riproporre, di rivedere i provvedimenti negativi, superando la ragione ostativa. Ho già detto sulla priorità nelle pratiche di condono. Su ciò che riguarda invece la perdita di reddito, avevo già detto nell'incontro che svolgemmo al Comune di Casamicciola due o tre settimane fa, che stiamo predisponendo un provvedimento per vedere se è possibile. Io penso di sì, alcune cose possiamo farle, non tutto quello che ci piacerebbe fare, ma insomma sarà uno dei provvedimenti che vorremmo adottare. Con quali criteri? Questo è l'oggetto dell'approfondimento che stiamo svolgendo in questi giorni. E infine sulla merce deteriorata, il materiale, i materiali, gli arredi dentro, in particolare le strutture produttive, ma non solo, c'è un vuoto che va colmato, insomma io penso che si debba fare, che criteri di equità debbano, è uno di quelle questioni che vanno superate. Invece sul pagamento alle imprese piuttosto che ai proprietari, la mia opinione, io l'ho già detta qualche tempo fa, io sono perché noi cambiamo le regole vigenti pagando gli stati d'avanzamento alle imprese e ai professionisti, come accade dappertutto, non capisco perché si debba fare diversamente. Infine, signor Romano aveva detto alcune domande, dove sta Romano, il veterano? Come dice, mi dovete rispondere, mi ricordo perché alcune cose non le ho annotate tutte, su una credo aver dato la risposta, su... Vale, la prima categoria, ci vuole la legge prevede quello che prevede, la rateizzazione è possibile, però signor Romano io sono, ho affrontato tre incontri pubblici, questo diciamo generale, un altro, in tutte e tre le volte lei mi ha fatto questa domanda e io le ho già risposto. Ora, se mi dice, cioè oggi i sindaci sono andati al massimo, è giusto, della rateizzazione, la cassa depositi e prestiti non c'entra. Ma quindi, se alla fine non arrivano a 300.000 euro queste rate di condono edilizie per le attività produttive, perché il comune non le può congelare fino a quando l'attività non ha? Ma io penso che lei mi ascolti, lei pensi, non lei, diciamo, il suo progettista, depositi il progetto. Ma l'abbiamo fatto, però rateizzi il condono. Pensi ad ottenere il contributo e dopodiché una soluzione si trova. Se lei avrà diritto a un contributo, lei ritroverà un albergo, se non ricordo male, o no, che avrà una dimensione di un certo rilievo, ma ci si può fermare di fronte alle rate di condono che deve pagare in 5 anni, 6 anni? Cioè lei deve anche comprendere quali sono i limiti dell'intervento dello Stato. Si può arrivare fino a un certo punto, si può arrivare. Sì, però... Ho capito, ma non si risolve qua stasera, questo è quello che lo voglio dire, non si risolve, perché se lei va al Parlamento e gli dici paghi ma pure il condono, a me mi prenderebbero per... Romano, ti posso spiegare un attimo solo? Romano, ti spiego subito, guarda. Non è un fatto del comune,
Romano, fermati, non è vero, non dire, è vero, non deve è un... ricostruire lei, faccia tutto quello che deve fare. Romano, non è un fatto del comune, per esempio io a Forio quando ho applicato il condono avevo fatto la realizzazione di 10 anni, poi dopo c'è stato contestato dai revisori, e c'è stato anzi addirittura con un parere della Corte dei Conti, e siamo arrivati... Romano, ti sto spiegando. Signor Romano, il suo è un problema che dobbiamo discutere a parte. Adesso facciamo parlare agli altri cittadini. Sono tre volte che ne parliamo. Facciamo parlare agli altri. Facciamo cittadini. Anche gli altri. Allora, diamo la parola alla signora. Ho già risposto sulla revoca all'inizio. Ho detto che appartiene alla competenza esclusiva dei comuni. Io non so che non posso invadere il campo delle prerogative dei comuni. Dopodiché, revoca. In mezzo, sopra a 4, sotto a, insomma L4, è un tema che va valutato in sede tecnica. Io non ho un potere di annullamento dei provvedimenti di altre autorità, non ce l'ho nel modo più assoluto. Io invece volevo chiedere una cosa, se era possibile. Io sono la vicina della signora Rosalba. Mentre lei non ha senso di appartenenza, noi ce l'abbiamo molto il senso di appartenenza. No, fermo. Perché il problema dove sussiste? Noi siamo coloro che abbiamo socializzato in quel posto e abbiamo creato l'attività in quel posto. Quindi a me interessa da generazioni, perché siamo la quinta generazione che sta in quel posto. Detto ciò, noi siamo un monoblocco che va su 16 famiglie, di cui fra legittimi e condoni vari il fatto è un po' complicato. Ci sono diverse schede AIDES tra proprietari, figli di proprietari, tra accomodato d'uso, nudo proprietà, tutto quello che volete voi, ma ci sono diverse schede AIDES nominative a diverse famiglie, di cui sono tra l'abbattimento con ruspa ad abbattimento controllato. Ora a me quello che mi interessava, che lei ha detto, finalmente voi avete accettato il piano di demolizione con ricostruzione. Quindi voi potete e avete finalmente questo onere, perché ce l'avete voi, di abbattimento e di buttare via le miserie, perché per noi abbattere era prioritario, perché si deve ricostruire con le, perché la sicurezza, cioè prima la frase che ha detto il commissario non era per prendersi l'applauso, perché effettivamente a priori ci deve stare la sicurezza, e la sicurezza per, purtroppo per questi monoblocchi sul Piazza Maio è solo l'abbattimento, non ci può stare una ricostruzione senza l'abbattimento. Detto ciò, il nostro sindaco giustamente, e l'ho sempre dato alto e lui lo sa, che non mi può abbattere, perché se mi abbatte non sa che fine fanno il resto di tutto quello che succede a Piazza Maio, e va bene, però Monave Maria si sta dicendo su Rosario Volume Mettende. Quindi quello che dico io è, vediamo di concretizzare, perché noi ci siamo fermati a, ad agosto del 2017, il Rosario lo possiamo dire, no? Lo possiamo dire, Ave Maria l'abbiamo detto, che possiamo abbattere, che adesso finalmente adesso si può abbattere, quindi adesso noi possiamo anche cercare, perché il problema fondamentale era l'abbattimento. Chi toglie le macerie? Perché togliere le macerie mi veniva a costare molto di più di quanto mi veniva a costare di ricostruire la casa. E non è detto che tutti quanti siamo disposti a ricostruire con i nostri soldi. Ci dovete anche dare il tempo, perché arrivato a questo punto io mi sto preoccupando del futuro mutuo che mi devo permettere. Perché se voi mi volete far passare il tempo così, oltre a mia madre mi muore anche mio padre e posso morire pure io. Sa casa chi mi va? E allora vabbè. Penso che l'abbia accorto. La seconda cosa che le ha detto, se la cosa che dobbiamo costruire, qualunque essa sia, privata o pubblica, deve costare il doppio, il triplo, il quadruplo, uno ci deve ripensare molto. E io ribadisco la stessa cosa, perché sinceramente sulla sicurezza e spendere tanti soldi per la scuola che si sta facendo, la sentinella, io una domanda me la farei e una risposta la so già data. Prego. Grazie. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuto commissario, benvenuto al vicepresidente e buonasera agli amici sindaci. Commissario, l'unica perplessità che ho, noi dobbiamo ricostruire, io l'ho seguita lei quando ha detto anche al vicepresidente, però dall'altro dobbiamo ricostruire in forma privata, dall'altra stiamo facendo un piano di ricostruzione. Allora vorrei capire come sia possibile poi
fare questo connubio, perché da un lato si lascia oggi ricostruire attraverso l'ordinanza danni pesanti o danni lievi, dall'altro lato la struttura della Regione Campania sta facendo un piano di ricostruzione serio che può dire tutto il contrario di tutto. Mi sono vicino al vicepresidente quando dice: lei sindaco l'ha visto il piano di ricostruzione. Piano di ricostruzione, voi sapete bene come si fa, e il piano di ricostruzione che ha presentato la Regione Campania già va diametralmente opposto a quello che dice il Comune di Casamicciola, perché oggi noi attraverso l'ordinanza danni pesanti andiamo a sanare tutto quello che si può sanare, andiamo a ricostruire, scusate, tutto quello che si può ricostruire. Allora la domanda è: tutte quelle, quelle abitazioni che vengono legittimate attraverso la sovrintendenza e poi vengono mandate a lei per progetto attraverso l'ordinanza danni pesanti, come sia possibile poi che lei dia contributo su un'area a rischio idrogeologico? Per coscienza e rispetto di tutti i cittadini e di tutti i terremotati, non vi faccio l'esempio qui pubblicamente, io lo farò privatamente, in quanto io sono consigliere comunale di minoranza. Il burocrate Schilardi, così si definiva lui, che per 2 anni e mezzo non ha fatto niente, invece a me mi appassiona lei come è stato nominato, perché è stato capace di farsi approvare una legge in una notte e ha dimostrato la sua forza, e questo mi fa ben sperare per il mio paese. Però a lei le dico, Casamicciola Terme, a lei le dico, non è il caso che la legittimità urbanistica attraverso il condono si debba dare priorità a tutti i terremotati? Nella commissione edilizia devono andare solo i fabbricati che hanno subito lettera E, B, C e così via. Non è caso che tutti i terremotati che oggi non prendono il CAS debbano ritornare all'ordinario? Invece oggi siamo inondati di autocertificazioni nel protocollo del Comune di Casamicciola, l'abbiamo fatto figli e figliastri, e nel paese aumenta il malcontento. Non voglio dire che è colpa del sindaco, attenzione, non è questa la seduta per fare questo. A lei le dico poi, questa ricostruzione è vero che noi la denominiamo privata, ma io di privato, devo dire la verità, non ci vedo nulla, perché qui se il comune non fa il comune, la regione non fa la regione e lei non fa il commissario, la ricostruzione non si farà mai. E bene fa a dire che con la media che abbiamo ci vorranno 30 anni, però vorrei ricordare a tutti quanti voi che nel 1883, senza i mezzi di oggi, ci hanno messo 40 anni, cioè voglio dire, quindi gli addetti ai lavori, tutti noi, miglioriamo, speriamo. Quindi vorrei ricordare a tutti quanti noi che stiamo fallendo, perché ad oggi, anche se Giovan Battista ha ragione che il terremoto ha degenerato 50 anni di mala gestio, però è anche vero che la gestione post terremoto è quella che è, perché non si poteva fare così. E poi, commissario, chiedo scusa, una parola a favore dei tecnici, perché oggi il vero problema che hanno anche i terremotati, è inutile dirlo, è di natura economica, perché oggi dare mandato a un architetto o un ingegnere per espletare la pratica cosiddetta e denominata danni pesanti, oggi ci vogliono i soldi per poter consentire a un cittadino di partire con la pratica. Non è il caso che almeno su questo si faccia un fondo di solidarietà, e poi, visto che lei comunque la deve pagare, e di creare quella sinergia tra comune, struttura commissariale e tecnici da consentire l'espletamento di queste pratiche. Ok, grazie. Aspetti, l'ultima. L'ultimissima. Sono completamente contrario che la sovrintendenza possa, come dice l'amico Giacomo, fermare la ricostruzione. E sono pienamente disgustato che le istituzioni locali, provinciali e regionali non abbiano la forza di ribadire quello che quella notte con grande forza abbiamo fatto fare ai nostri 3 comuni danneggiati dal sisma. L'articolo 25 è legge, l'ha sancito un Parlamento e noi dobbiamo difendere quell'atto. Invece la signora Francesca si vede rigettare tutto quanto dietro. Allora la domanda è, il tema è, commissario, lei che ha dimostrato sul campo quello che vale, lei che è stato capace di fare quello che i 3 sindaci non hanno fatto, una legge capace di demolire e ricostruire tutto. Io non dico ogni 3 mesi, ma ogni 6 mesi faccio aggiornare amministrativamente il quadro, amministrativo, che consentire veramente la ricostruzione, perché ad oggi, senza fare polemica contro il sindaco, perché non siamo qui per fare polemica, io credo che i terremotati veramente non ce la facciano più, e soprattutto le attività produttive stanno subendo il terremoto oggi,
perché le attività produttive, caro commissario, oggi si vedono le casse vuote. Il povero Mario Romano non ce l'ha più l'albergo, ma chi ce l'ha? È vuoto, perché il terremoto oggi sta degenerando, diciamo, i suoi frutti. Buonasera a tutti e grazie di avermi dato la parola. Buonasera commissario. Architetto Iacono, ci siamo già visti una quarantina di giorni fa, tecnici sisma Ischia. Ora le volevo chiedere, noi porto a conoscenza dei presenti che ci siamo visti all'Acquamino 40 giorni fa, grazie per averci ospitati e sentire le nostre istanze, e lo dico sia a nome del gruppo tecnici sisma Ischia che degli altri due gruppi che erano presenti, PIDA e Associazione Ingegneri Ischia. Successivamente ci siamo visti presso la struttura commissariale a Napoli, abbiamo stilato un documento dove c'erano le istanze che noi sottoponevamo da poter eventualmente inserire in una ordinanza nuova. Ora da parte dei colleghi mi viene spesso chiesto se queste istanze in qualche modo siano state recepite o siano in corso di recepimento e se ci sono speranze che possano essere favorevolmente accolte. In particolare mi riferisco al punto sulla demo ricostruzione ante 45 per le zone A e B e in particolare per gli edifici baraccali, che è un problema, diciamo, di difficile che già le abbiamo sottoposto. In pratica la soprintendenza, nel caso in cui ci sia un edificio che abbia all'interno della struttura muraria dei pali di castagno, legno eccetera, cioè la vera struttura era questa in legno, questo telaio in legno, che peraltro nel corso del post seconda guerra mondiale fino a oggi sono stati quasi tutti in parte demoliti o manomessi, in pratica la soprintendenza chiede che siano restaurati. Il problema è che questo restauro spesso non permette all'edificio di rientrare nelle norme che sanciscono il finanziamento. Cioè per poter avere un finanziamento per la ricostruzione devi entrare o nell'adeguamento sismico o nel miglioramento sismico. Queste strutture dove permangono questi pali di legno all'interno non riescono a raggiungere questi due obiettivi minimi, per cui non possono essere finanziati, quindi diciamo che è un cane che si morde la coda. Noi avevamo chiesto se era possibile, nel caso in cui dalle verifiche sismiche venga fuori che quell'edificio non è possibile restaurarlo, demolirlo e ricostruirlo, in deroga a quello che è il piano paesistico, che all'articolo 9 stabilisce che non è possibile per gli edifici ante 45, costruiti cioè prima del 1945, poter demolire e ricostruire, ma solo fare manutenzione straordinaria, eccetera. Quindi io volevo chiederle se queste nostre istanze, che erano 27 punti, siano stati in qualche modo presi in considerazione. Okay. Grazie. No, un'ultima cosa, poi al consigliere volevo rispondere che il suo problema sulla questione dei tecnici, noi le abbiamo comunque sottoposto al commissario, e cioè la possibilità di avere diciamo degli acconti sui progetti fatti che non siano postumi ma che siano almeno alla fine della progettazione. Poi volevo fare una esortazione all'onorevole Bonavita sulla sulla questione del piano sulla questione del piano di ricostruzione. Cioè volevo ricordare innanzitutto a me stesso che l'urbanistica negli ultimi 30 anni è stata emendata per far sì che sia portata ancorché davanti alle istituzioni, davanti ai cittadini. Quindi io pregherei le istituzioni che sono preposte alla stesura del piano di tenere in forte considerazione, visto che ha detto che è un anno che è stato in qualche modo presentata ai sindaci, noi come tecnici e come cittadini, perché io sono anche terremotato, praticamente, e non mi sono fatto mancare niente, praticamente non conosciamo questo piano. Allora
sarebbe opportuno che fosse portata all'attenzione dei cittadini per evitare future poi questioni. No, grazie. Questo lo vedremo. Allora, un attimo, sì, c'è il signore qui, per favore. Sempre con la, l'invito alla sintesi, per favore. No, io sono un imprenditore, quindi sintetico. Vado sintetico. Perfetto. Io già l'ultima volta che ho visto il sindaco di Casamicciola e si parlava con questo tipo di parole, dissi: signor sindaco, se lei continua a parlare con le leggi come lei sta parlando, noi ci vedremo fra 4-5 anni e non abbiamo concluso niente. Ho vinto io. Cioè, dopo 4 anni il sindaco di Casamicciola non ha mosso una pietra. È uno. Allora, il problema è grande. Allora, c'è un detto che dice: per mangiare un elefante bisogna mangiare un pezzo alla volta. Se lo vogliamo mangiare tutti in una sola volta non ce la possiamo mai fare. Con questa cosa voglio dire, sul comune di Casamicciola, signor commissario, ci sono già dei progetti presentati, pienamente presentati, con tutte le caratteristiche. Cominciamo a dare la possibilità di costruire a queste persone, diamo un buon segno. È inutile che voi parlate, su tutte leggi, nessuno ha capito niente. Allora, il buon senso qual è? Sul comune di Casamiccia, sul comune di Forio, sul comune di Laccamenti, ci sono dei progetti presentati. Diamo la facoltà a queste persone, se hanno il diritto, di ricostruire. Ma domani, se noi non diamo un segno alla cittadinanza, è inutile che facciamo le conferenze. Noi ci vediamo fra 5 anni, il mio parere già l'ho dato, Casamicciola sarà una nuova Sassi di Matera. Ok, va bene. Poi risponderà. Ora... Grazie, anzitutto buonasera a tutti. Allora, io sono qui, sono Marco Trofa, rappresentante del liceo statale Giorgio Buchner, rappresentante degli studenti. Sapevo dell'incontro di oggi pomeriggio e insieme al mio collega Stefano abbiamo deciso di partecipare. Anche se la nostra competenza nel campo è ridotta, abbiamo ritenuto di partecipare. Perché? Perché nella nostra piccola... esperienza anche come rappresentanti abbiamo visto che la situazione delle scuole sul territorio non è una delle migliori, ma abbiamo scoperto anche un'altra cosa, che su quest'isola si marcia tutti insieme, se si ferma una categoria si fermano tutte le altre, se si blocca un settore si bloccano tutti gli altri. E allora mi è sembrato giusto venire qui, ma non per fare una domanda tecnica, non è questo, diciamo, quello che mi compete, ma per lanciare un appello al signor commissario, al vicepresidente della regione e ai sindaci locali, che anche se non lo si sente, anche se non appaiono spesso, i giovani, tra noi giovani se ne parla, tra noi giovani io sono terremotato, tra noi giovani si avverte il disagio di una scuola in affanno perché è rotto un plesso, è disagiato, allora le scuole elementari occupano quelle che sono le sedi di una scuola superiore. E anche lo studio non è facile. Allora, con questo mio intervento, oltre a ringraziarvi di questa opportunità, lancio l'appello a voi delle istituzioni di sentire la presenza silenziosa ma di un Ischia giovane che desidera un futuro certo, un futuro di ricostruzione. Grazie. Assolutamente. Lì. Però è il dono della sintesi, il mio intervento non è rivolto come alle persone, è rivolto esclusivamente all'azione. Io non ho niente di personale, con il sindaco, il commissario, non ho niente di personale, già ben chiaro. La mia è solo una critica alla persona. Sì, Vincenzo Aperto, Casamicciola Terme. Sarò il più sintetico possibile. Volevo chiedere al commissario come mai le pratiche, le richieste di contributo per la ricostruzione già presentate, nello specifico febbraio 2022, non sono state ancora esaminate e se mi può dare una risposta sulle tempistiche per quanto riguarda l'esame di queste pratiche. Grazie. Ok, quindi chiudiamo. No, c'era.
Arnaldo Ferrandino, Casamicciola Terme. Sono stato colpito da due dati appresi questa sera. Uno, le 450 schede AEDES che da B sono diventate A. No, non sono 450, ho detto il totale. Se erano 1500, ma sono 1050, totale. Ho fatto la sottrazione. Ci sono, vabbè, però sono diverse centinaia. Attinto bene. Guardate perché sono stati fatti i lavori, chiaramente, perché sono stati fatti i lavori, perché se il 30% delle schede ha, scusa, vabbè, ma non era questa la domanda, questa era soltanto per comprendere, perché se il 30% delle schede AEDES o attraverso i lavori o perché sono state trasformate in A, in quanto evidentemente all'atto del sopralluogo non era stato ben valutato il danno, certo che è un dato che fa riflettere, perché non è un dato di poco conto, ma la mia attenzione è richiamata invece sull'altro dato, sulle 22 pratiche, 23 non mi ricordo, di contributi fino adesso esitati. È così? 27, perfetto. 2 stamattina. 27, benissimo. Ora io ho capito che sono soltanto 27 perché negli ultimi 5 anni per una serie di congiunzioni astrali non è stato possibile andare più veloce. E adesso tutto quello che si è detto stasera è inutile stare ancora a ripetere del perché e del per come. Però io vorrei fare un caso concreto. Un anno fa il mio tecnico ha presentato la richiesta di contributo. Dopo 6 mesi l'ufficio tecnico ha scritto, il tecnico ha risposto in 48 ore. Stiamo ancora aspettando questa pratica per cercare di capire che fine deve fare. Allora, se ci vuole un anno, in realtà la pratica sta ancora sospesa, per una richiesta di contributo, è evidente che poi in 5 anni sono state semplicemente esitate 27 pratiche. Grazie. Volevo concludere solo che vorrei chiedere ai cittadini ciò che mi dice sempre mia mamma, che abbia più buonsenso lo metta. Perché noi critichiamo tutti quanti la sovrintendenza, critichiamo chi ci, giustamente come diceva il Presidente Bonavitacola, abbiamo un pregiudizio, però non dobbiamo dare neanche adito a questo pregiudizio, perché quando la sovrintendenza si vede dare istanze di condono, migliaia di istanze di condono, di cui neanche il 10% sono dei terremotati, quando la sovrintendenza viene a fare un giro a Casamicciola, all'Accamene, nella zona rossa ancora oggi, e sono qui a denunciarlo ad alta voce, ci sono degli abusi edilizi, è logico che nel momento in cui Giacomo Pascale si alza e si sbatte la mano in petto presentando istanze di condono di non terremotati, la sovrintendenza si crede di essere presa in giro, e quindi noi non dobbiamo cercare lo scontro, e quindi chiedo alle amministrazioni di fare le cose come si fanno, perché la legge dice che bisogna esaminare prima le istanze di condono dei terremotati. Queste. E di non fare abusi edilizi nella zona russa, che poi fanno bene a farci andare su tutti i giornali e a non darci nessun condono. Grazie. Ecco, ora non ci sono altre domande, mi sembra? Sì. Denuncia queste questioni pure all'Accamino. Allora, giusto per poi chiaramente io mi assumo la responsabilità rispetto al ruolo che ricopro, come sapete sono onorato, eccetera. Il comune dell'Accamino non ha pratiche inevase dei terremotati. Il commissario Legnini lo sa, lo sapeva prima Schilardi, lo sa il vicepresidente Bonavitacola, lo sa la magistratura e lo sanno la struttura commissariale con in testa il dottor Albanese. Quindi il comune di Lacquamino non ha pratiche inevase per quanto riguarda le istanze di condono. Approfitto che mi avete dato questa occasione per dire anche un'altra cosa. Noi abbiamo rilasciato i titoli abilitativi in sanatoria col silenzio assenso, che non vorrei essere tedioso e ripetitivo, con la legge Madia. La sovrintendente, a cui va il massimo rispetto e la massima collaborazione istituzionale che ha sempre avuto l'Accamino, se ritiene che questi titoli siano illegittimi,
anziché fare proclami, andare sui giornali o fare chiacchiere da marciapiede come tanti sono abituati, io sono il sindaco, quindi siamo anche con le televisioni, allora procedesse a emettere gli atti di revoca o di impugnativa di questi atti. Tutto il resto sono chiacchiere e io penso che alle persone che sono presenti stasera le chiacchiere dopo 5 anni proprio non interessano. Dopodiché, per quanto mi riguarda, la razza del mio operato è il voto. Quando arriverà la gente, se pensa che ho sbagliato, mi manda a casa. Al momento non è così, tranne che per qualcuno. Grazie. Ora andiamo avanti, andiamo avanti con le ultime. Prego, buonasera. Un attimo solo, un buonasera. Po' di pazienza ancora. Sono Maria, sì. Mio nome è Maria. Volevo dire, alla luce degli studi del professor Luongo che insomma ha fatto uno studio sul terremoto e considerando il fatto che c'è il terremoto, comunque se è venuto non è detto che poi non ritorni, voglio dire, comunque è una zona sismica. E considerando appunto, come dicevo, il fatto del professor Luongo che dice che il terremoto ha un'accelerazione molto forte, tenendo conto anche dei terremoti di modesta entità, mi chiedevo se ci potesse essere un'apertura a tecniche di costruzione alternative a quelle classiche, diciamo il cemento, eccetera, ma di tener conto eventualmente di tecnologie diverse che possono essere tipo il legno, l'acciaio, eccetera. E, insomma, se si potesse sensibilizzare questa cosa anche a livello di sovrintendenza, eccetera, perché per esempio nel mio caso io ho consultato architetti, geometri e mi hanno detto: ma tu c'hai tempo da perdere e soldi da buttare per presentare un progetto di questo genere, perché probabilmente ti verrà rigettato. Quindi diciamo, a questo punto devo presupporre che da parte della sovrintendenza non ci sta questa sensibilità e quindi mi domando se si potesse un pochino avere un'apertura maggiore per le persone che hanno di questo interesse, insomma, che vogliono continuare a vivere in questa zona e vorrebbero eventualmente, se succedono altre scosse, non avere proprio nessun danno, anziché qualche piccolo danno. Questo è quanto. Grazie. Buonasera, Linda. Volevo fare una domanda semplice. In questo piano, diciamo, della regione, che viene presentato dalla regione, se è prevista una delle vie di fuga nella zona dell'epicentro, cioè proprio sopra il cratere, perché è vero, commissario, che l'espressione della signora ricostruire la tomba per i miei nipoti è molto forte, però lascia intendere quello che abbiamo provato quella notte a scappare con i nostri figli, che potrebbero essere i nipoti della signora. Quindi io volevo capire se in quella zona, soprattutto del cratere, parlo di via D'Aloisio, Casamicciola Terme, è prevista una via di fuga in questo piano della regione. Grazie. Sì, buonasera, Michele Sirabella, Piazza Maio, Casamicciola. Volevo semplicemente chiedere una cosa, quali reali possibilità ci sono, quali reali possibilità ci saranno affinché i consanguini possano ritornare a ricevere il CAS. Le altre cose le hanno viste gli altri concittadini, quindi ringrazio. Sono uscite grandissime questioni, quindi darei subito la parola per le risposte al vicepresidente Bonavitaucolo e poi chi vuole intervenire, al commissario. Grazie. Fatto un paio di domande sul piano di ricostruzione, poi ovviamente il commissario che concluderà. Io devo dire che va a merito dei partecipanti di avere sviluppato un confronto con toni civili responsabili, che sono tanto più encomiabili tenuto conto di una situazione di comprensibile disagio ed esasperazione, non ci sfugge questo. E quindi la decisione del commissario di tenere un incontro pubblico
senza vincoli e senza fronzoli è stata premiata sia nel numero che nella qualità delle vostre presenze. Solo due cose. L'ingegnere prima chiedeva, nel momento in cui devo ricostruire con legno, non rispetto le classi sismiche e quindi non sono ammesso a contributo. Prevale la volontà della sovrintendenza di conservazione, quindi di imporre la categoria del restauro conservativo, che è una categoria restrittiva, o prevale l'interesse che mi impedisce il contributo, o prevale l'interesse alla ricostruzione che mi va a traslare nella categoria come minimo della ristrutturazione edilizia. Voi sapete che dopo il decreto legge 76/2020 la categoria della ristrutturazione edilizia è diventata una categoria di ampia portata applicativa. Ora, la risposta è sicuramente: in un piano di ricostruzione prevale l'interesse alla sicurezza, e quindi se io devo ricostruire un bene che non è sicuro, faccio una cosa che è in contraddizione con la ratio stessa della ricostruzione. Quindi sarà un tema, discuteremo con la sovrintendenza, perché la tutela del bello, la tutela dell'estetica non è necessariamente in contrasto con un principio di tutela della sicurezza. C'è una scelta sull'uso dei materiali, sulle tipologie costruttive, sulle tecniche di ricostruzione, che a partire dalle norme di sicurezza e quindi dall'emissione al contributo può garantire anche un inserimento estetico assolutamente pregevole. Per quanto riguarda la problematica della signora Rosalba, che dice io me ne voglio andare, vabbè, il piano non può regolare le emozioni della vita che appartengono alle sensibilità, alle storie di ciascuno di noi. Indubbiamente il piano di ricostruzione deve muovere da una volontà: ricostruire dove è possibile quello che è nato in un posto. Una volta chiesero a un aborigeno che viveva nella foresta, nel mondo della modernità, dice: scusa, ma tu che fai qua? Disse l'aborigeno: come che faccio qua? Io sono nato qua. E allora fa parte della nostra, come dire, struttura antropologica la radice di noi stessi, la memoria di noi stessi, dei cari, degli affetti, dell'infanzia, della famiglia. Quindi la priorità, laddove è possibile, ricostruire dove il terremoto ha inciso, ma non in maniera fanatica. Allora, oggi il piano della ricostruzione perché non è ancora pronto? Perché questo è un tema delicato, che mette insieme studi su quelle che i tecnici chiamano le pulsioni sismiche. Qui c'è una zona di sismicità vulcanica che è diversa dalla sismicità dell'Appennino e dalle caratteristiche di sismicità di quel territorio, ed è anche una zona, è una realtà, è una disciplina poco studiata. Dopodiché bisogna incrociare la pulsione sismica di una zona vulcanica con le caratteristiche del terreno. Il terreno reagisce a seconda della sua composizione, una cosa è la roccia, una cosa è la sabbia. E poi vanno applicate le tecniche costruttive. Certo, non siamo al 1883. E oggi in astratto, è possibile ricostruire in condizioni di sicurezza quasi tutto, diceva il commissario. Ma in concreto c'è una soglia di convenienza, una soglia di sostenibilità economica che deve essere valutata. Sapendo però, attenzione, che la soglia di sostenibilità non è soltanto il fatto che costa molto ricostruire in quel posto, ma se io non ricostruisco ho anche dei costi che riguardano l'urbanizzazione di aree che non ho disponibili, quindi la infrastrutturazione e la ricostruzione in un altro sito. Anche quello è un costo. Noi avevamo tentato, ma su questo ritorneremo, e questa è una scelta poi individuale, anche di incentivare una ricostruzione
diversa da quella tradizionale, e cioè riconoscere il contributo di ristoro al danneggiato consentendogli di avere una risorsa economica per l'acquisto di un alloggio, nell'isola ovviamente. Ora, questa è una strada importante, nel contempo si potrà vedere anche la possibilità di recuperare degli immobili da mettere a disposizione. Dovremmo ragionare sui numeri, cioè qual è l'entità effettiva di ciò che non è ricostruibile in sito. Il fabbisogno volumetrico di questo non abbiamo ancora il dato definitivo, ma ci siamo molto vicini. Siamo in dirittura d'arrivo, e questa è una delle ragioni della prudenza con la quale noi ci stiamo muovendo. Sulle questioni del condono, non c'è dubbio, il condono ha una priorità laddove riguarda la ricostruzione. Stiamo definendo un accordo, il commissario sta definendo un accordo con la sovrintendenza che afferma questo principio. Potremo anche regolare una domanda di riesame per una pratica rigettata perché nel contesto di nuove regole cambia la situazione giuridica e quindi giustifica un riesame, una rivalutazione dell'interesse pubblico ad accogliere o a rigettare. E poi vi ho accennato quella che è una bella sfida, cioè quella di portare ad esaminare più condoni che riguardano un unico aggregato, cioè un esame contestuale, perché questo coniuga l'esame del condono con la ricostruzione, ci proietta già verso il futuro. Insomma, la visione c'è, le idee pure, la volontà e la passione ovviamente sono fuori discussione, e io credo che noi di qui a qualche mese, ma la nostra frontiera invalicabile è il 5° anniversario, l'ho detto prima e lo ribadisco, ma prima di quella data penso che potremmo fare un altro incontro di presentazione, così come abbiamo fatto questa sera, delle scelte strategiche del piano. Le osservazioni distinguiamo, ci sono le osservazioni tipiche che si faranno quando il piano verrà adottato e verrà trasmesso ai comuni che lo pubblicheranno, quella è la fase in cui si producono osservazioni che determinano l'obbligo di controdedurre a quell'osservazione da parte dell'organo che deve approvare il piano. Però noi non ci formalizziamo e quindi c'è un dialogo anche in corso d'opera, e l'ho detto prima ai sindaci naturalmente in primo luogo, ma lo dico anche a coloro che intendono fornire un apporto collaborativo per dare dei suggerimenti che saranno sicuramente tenuti nella dovuta considerazione. Grazie. Grazie Fulvio Bonavitacola, grazie per anche la tua presenza, per ciò che hai detto. Rispondo alle altre domande in estrema sintesi che sono state formulate. Innanzitutto questa questione con sanguigni, che già il sindaco, ne abbiamo parlato, una delle prime cose che mi è stata detta, i consanguigni. Voglio essere chiarissimo su questo. Io penso che la modifica legislativa, perché la legge è chiara quella che è stata emanata, se non fosse chiara, se lasciasse margini a interpretazioni, penso che l'avrebbe già risolto il mio predecessore, che so si era impegnato, acquisito il parere, eccetera, e io stesso l'avrei risolto. Ma lì è intervenuto il legislatore, ha detto i consanguigni no, non più. Quindi l'ha detto con parole diverse, non ha utilizzato queste parole, è intervenuto nel 2019 con una norma espressa, voluta, io non so da chi, voluta, il Parlamento. Dopodiché sono passate 2 anni e mezzo quasi da quell'intervento legislativo, adesso si può riproporre, immagino che ci avete provato in tutti i modi, l'avete detto a tutti, i sindaci e quant'altro, se volete ci provo pure io, ma di fronte a un Parlamento che ha detto 2 anni e mezzo fa il CAS spetta a chi è proprietario formale, cioè, io penso che quella norma sia stata una norma ingiusta, molto ingiusta, perché chi ha perso la casa, formale proprietario, non formale proprietario, e deve andare da qualche altra parte a vivere, ha diritto come colui che aveva la casa. A me è chiaro questo, però ecco, proviamoci, ma è il Parlamento che deve provvedere. Io non saprei che dirvi, che altro dirvi.
sulla ciò che diceva Barbieri sulla coniugazione, diciamo, ma com'è possibile mettere d'accordo queste due cose? Io penso che sia possibile, ed è possibile, cioè, consentire, lo scriveremo sull'ordinanza, che si può presentare il progetto, non è un modo di dire, diciamo, sulla base di ciò che ci ha detto adesso il vicepresidente Bonavitacola, cioè c'è un impegno della regione, questa sera noi abbiamo assunto diversi impegni, non è un modo di dire, poi se non lo rispetteremo voi farete bene a, diciamo, a censurare, a criticare e a ricordarcelo, ma accordo con la sovrintendenza, ordinanza per la semplificazione, tutta questa questione dei condoni, eccetera eccetera, apertura degli uffici a disposizione dei cittadini, cioè ci sono 4, 5, 3, 4 e tra, l'impegno più impegnativo, passatemi le parole, è quello che ha assunto la regione, entro agosto progetto di piano depositato, poi dovrà essere consultazione dei cittadini, ovviamente i sindaci, la conferenza, ci vorrà un altro po' di tempo, ma se la regione riuscirà, come mi auguro, i tecnici, l'università, a fare questa cosa, parecchi quesiti che voi avete posto prima e adesso dovranno trovare risposta, c'è poco da discutere, la risposta alla cosa che dici, ma nel frattempo che succede? Magari arrivassero domani mattina altri 20 progetti di aggregati complessi che magari richiederebbero la pianificazione, vorrebbe dire che c'è una vitalità, ecco, da quando diremo anche formalmente presentati i progetti, io vi invito anche i mezzi di informazione che sono attenti a tutti i dettagli, diciamo così, perché non si presentano i progetti? E rispondo al rappresentante, l'architetto, mi chiedo scusa non ricordo il nome, Iacono, dei tecnici del sisma. Certo che quelle proposte sono state già valutate, le stiamo valutando e troveranno quelle proposte, troveranno una risposta positiva o negativa, non tutte, glielo anticipo. Io sono molto sensibile a questo tema che lei ha qualificato a conto, anticipazione. Per me è giusto, se vogliamo dare una mano ai cittadini, anche al signor Romano, diciamo che se io devo, se n'è andato Romano, anche al signor Romano che dice se io devo pagare il condono, devo pagare pure l'architetto in anticipo, devo dare le cose, ma che ricostruisco? Non ricostruisco, ho a tante situazioni. Io penso che noi possiamo trovare il modo per far sì che depositato il progetto, non c'è la norma espressa che abbiamo fatto per il Centro Italia, depositato il progetto si possa, c'è il tema della garanzia, della restituzione nel caso venga rigettato, quello dobbiamo affrontare, anzi cominciateci a pensare, perché se i tecnici, diciamo, accettassero e ci sarà un confronto, una forma di fiduzione, di garanzia, già potrei dire sì. Allora, sì. Allora, se no, decurtare quello è sicuro quando sarà definito. No, ma quello non interessa essere 50, 30, 40. Io dico, nel momento nel quale al buio, non al buio per il lavoro che ha fatto lei, al buio sulla ricostruzione, le do un anticipo, anticipo per modo di dire, vabbè, ma ci siamo capiti, ci confronteremo, comunque daremo delle risposte. Questo tema delle macerie lo dico sommessamente, come diciamo, alla regione, il piano io spero che possa dare qualche indicazione anche su come, dove smaltire le macerie, perché è una cosa importantissima questa, perché nel momento nel quale adesso abbiamo superato il tema della demolizione e ricostruzione è presumibile che ci sarà molta, io penso che in molte situazioni non sono io tecnico, ma insomma i miei amici, collaboratori bravissimi, l'ingegner Loffredo ci sta lavorando dove le macerie sono, diciamo, una quantità gigantesca, e l'ingegner Fico ci ha lavorato negli anni scorsi, un'esperienza di successo, quella dell'Aquila, eccetera. Ma penso che quello sia un problema serissimo da affrontare, dobbiamo pianificare, trovare soluzioni nell'ambito della cosiddetta economia circolare, riuso,
delle macerie e quant'altro, ma trovare anche una soluzione. Bisogna trovare una soluzione, perché io non vorrei che una volta partiti poi fossimo costretti a dire oddio, io non so dove portare questa roba. O il contrario. Sui progetti presentati ho detto all'inizio si può e si deve andare avanti. Io lo faccio pubblicamente, tanto con i sindaci non è che mi parlo dietro le quinte riservate, ci diciamo in pubblico quello che ci diciamo in privato. Io penso che bisogna, al netto della situazione del condono di cui abbiamo discusso, che bisogna accelerare, ha ragione l'imprenditore che dice vabbè, intanto dateci un segnale. Due pratiche erano mature e io le ho firmate, appena ieri me l'hanno dato, oggi l'ho firmato. Quindi se arrivano le istruttorie io firmo, non vivo di paura della firma, perché so che vengono ben istruiti. Ma io non lo so, mi chiedo scusa, e l'ha detto pure, l'ha detto. Io lo so Arnaldo, un attimo, scusate. Uno dei temi che io ho detto all'inizio, io fisserò dei termini, adesso non ci sono, sono molto blandi, quindi che cosa le devo rispondere io? Io non posso rispondere, no, io sto rispondendo, non ci sono i termini perentori per decidere, non ci sono, quindi se il Comune ha bisogno di 3 anni, lei deve aspettare 3 anni. Se il allora io all'inizio ho detto qua c'è qualcosa che non funziona, o no? Allora, oppure se il commissario dice io mi voglio tenere la pratica un anno, si può tenere la pratica un anno. Questa cosa si supererà. Con la nuova ordinanza noi metteremo dei termini. Io nel Centro Italia ho trovato tempi medi di definizione delle pratiche di un anno e mezzo, adesso sono 90, 100 giorni, 70 giorni, eccetera. Questo è quello a cui dobbiamo arrivare, anche aiutando i comuni, perché io non credo che non lo vogliono fare. Lasciate perdere, aiutando a decidere. Le cose sono... Dopodiché, sui tempi ho detto, sul professor Luongo, stiamo cercando di incontrarlo sulle cose che dice, sicurezza abbiamo detto... Le vie di fuga, ovviamente le vie di fuga, credo che il piano è una delle cose essenziali che dirà sì, ci mancherebbe, se il piano non fa questo non so che cosa deve fare. E niente, sul resto vi ringrazio molto per questo incontro, 2 ore e mezza, serrate, io esco con più consapevolezza di quando sono entrato, vi ho ascoltato, vi ho risposto. E rifletterò su quello che mi avete detto. Grazie.